Oh, eccoci qui, buonasera a tutti, belli, buonasera a tutti, benvenuti là, benvenuti in taverna, come state? Fatemi vedere, vedo uno Star, come stai? Bellissimo, benvenuto, vedo Gretima, Panzi, Axel e anche un sacco di Lurker, quindi buonasera a tutti. Com'è andato l'inizio di settimana? Fammi recuperare un po' di messaggi perché ho visto che c'è stata una domanda anche interessante da parte di Panzi, se la gente come la va, stanco. Axel, oggi sono stanco, è stato un inizio di settimana molto duro perché mi sono messo a vedere la live scorsa di Baldur's Gate, bellissima, mi sono riemozionato, ma porca puttana, che casino da editare che è stata. Come la va? Buonasera Victor, come stai? Bello, benvenuto e anche al nostro caro Kai con quel piccolo braccio nazista, devo sistemarla quell'emote. Sì, oggetti come è andato l'inizio di settimana. Ok, settimana prossima sono a casa. Mercoledì, settimana prossima ancora sono a casa lunedì. Diciamo che le settimane belle sono dopo queste. Dai, piano piano. Cioè, ci si arriva, Star, ci si arriva. Ma per rispondere all'off topic di Panzi, sì. Però no. Cioè, all'interno di D&D sono esistiti gli incantesimi sopra al 9. Sono esistiti, ma sono stati bannati. Perché sono successi i casini? Lasciala così, fa finta di essere. Sì, in realtà siamo con l'asse. No, si scherza, ovviamente. Ho preso Shadow of War e Shadow of Mordor come tuo HR Cup. Che ora con il trono mi sono preso benissimo col Signore degli Anelli. Bello, ma bello, bello, bello come pochi giochi. Un gioco Asha come. Bello come pochi. Sono veramente fighi. Io mi pare che l'Ombra della Guerra lo platinai al 100% in live. Aspetta, risponde. Ripperoni, si aspetta. Grazie per il support con le pubblicità belle. Però, insomma, nel mentre per rispondere a Panzi. Tecnicamente la storia è lunghina. Allora, rispondiamo prima a Star. Sì, è una figata. Io i live ho platinato al 100% l'Ombra della Guerra, ma proprio nella loro semplicità sono una figata. Sono action, poi dal primo al secondo si sono evoluti alla Madonna. Devo in realtà andare a vedere sto cazzo di Link HRK, perché l'ho richiesto perché ci stanno dei problemi effettivamente. Intanto mi sto dimenticando, devo fare qualcosa. Cioè, secondo me quel cazzo di Link è rotto qualcosa. Perché ho visto effettivamente molti di voi me lo stanno dicendo che acquistare tramite HRK. Ma non mi sta arrivando niente. Quindi mi sto un attimo mettendo a chiacchierare con quelli di HRK. Insomma, per continuare la risposta a Panzi. In origine c'erano gli incantesimi sopra il 9. Anzi. E arrivavano tipo fino al 13, al 14. Però è successo un puttanaio. Ma perché lì si va a parlare molto di lore dei Forgotten Realms. Perché come sappiamo, la facciamo breve che stasera si gioca a Dead Space. Come sappiamo, prima di Mistra c'era un'altra versione di Mistra. Ok? Quello stronzo che abbiamo sentito anche in Baldur's Gate, essenzialmente, ha usato un incantesimo del tredicesimo livello per ascendere a divinità. La vecchia Mistra si è sacrificata, è esplosa malissimo, è morta. Poco tempo dopo è rinata e ha detto: gente, li banniamo. Che ne dite? Dal 9 in sopra li banniamo. Perché se no succedono dei puttanai. Quindi questa è la storia del perché ci stanno soltanto gli incantesimi di livello 9. Anzi, ci sta anche una bella chicca che tecnicamente la nuova Mistra è relativamente giovane. E per un periodo mi pare che venne inculata da un dio stronzo che mo non, mi sembra che sto bestemmiando. Beh, venne inchiappettata da un altro dio e infatti è la scusa di lore per il funzionamento diverso che c'è nella magia di D&D quarta edizione. Che ci sta la Spell Plague. Tutto bene, oggi ho dovuto la visita di un edizionista e sono abbastanza soddisfatto. Oh, sono contento, gli togli il giocattolo a mamma Mistral. Eh sì. Così non fai casini. Sì, è un macello, Kyle. Però detta semplicemente, l'hanno bannati perché sono troppo OP. Vi siete comportati male e ve li tolgo. Buonasera, Letty. Come sta? Madonna. Allora, stasera datemi un attimo, sono più sciolto del solito. Come stai? Bella, vedo anche il postino, come la va, Giumino. Buonasera, buonasera. Però vi consiglio di andarvela a spizzare la questione della lore degli incantesimi perché è veramente bella. È veramente, veramente bella perché si ricollega in realtà anche molto a quello che stiamo vedendo in Baldur's Gate 3. Oggi siamo tanti. Fin da subito, eh sì, oggi si parte belli carichi. Siete pronti a vedermi infartare? Che almeno gli infarti mi fanno ripartire il motore. Fra 2 ore è il mio compleanno. Ok, mi tratterrò dal fare gli auguri. Fatemi intanto preparare tutte cose. Pipi, non utilizzano il mana nell'aria o cagate fantasie del genere? No, è che
Essenzialmente per quel piccolo periodo in cui non c'è stata. Che poi in realtà non è che non c'è stata Mistra, è che è stata gravemente ferita e poi si è fatta chiamare tipo Midnight, una roba del genere che è stata ripresa, tra l'altro, ora che ci ripenso, dal maestro di Gale. Vi ricordate quello che abbiamo incontrato in Baldur's Gate? Ecco, quel signorino lì ha preso Mistra, l'ha curata e l'ha fatta ritornare Mistra. Essenzialmente per quel periodo in cui è stata male. C'è stata una roba chiamata in inglese Spell Plague, la piaga degli incantesimi. Era un puttanaio magico. Lasciamo perdere. Il nonno di Gale, come lo chiama Karlax? Sì. Was that. Come faceva in inglese? Was that Gale Granddad? Bellissima. Sì, no, ma è un puttanaio. Ma infatti è anche bello quando tu ti vai a infilare in mezzo a quella roba di cosmologia. Dei Forgotten Realms, perché si vede come gestiscono tutte le varie edizioni del gioco, come le fanno di lore, una figata. Anzi, la Mistra che abbiamo noi è relativamente giovane, dovrebbe averci tipo 200 anni, ma neanche tanto. Sto usando Opera GX sul PC, va un po' meglio di Google, ma a mani basse lì, anche perché Google Chrome occupa un fottio di RAM. Una giovinotta, sì. Però mi pare sì che proprio l'incantesimo dello stronzo con la corona era tipo di livello 13, una roba del genere. Cosa mi devo recuperare? Ho visto una risposta. Ah, ok, state parlando dei punti canale. Che tra l'altro questo mercoledì effettivamente abbiamo la prima one shot riscattata del canale, eh. Su Witchfire, non ve la perdete, grazie al nostro caro Axel. Nella sua fase comunista. Allora, possiamo anche dare il via alla sigla nel mentre? Piriri. Sigla. Qui. Tra l'altro, grazie per il lurk Giumino e anche Victor, che lui anche se ne va. Nelle scorse puntate, Sacco è matto e la nonna Nicole lo sta molestando. Sì, ma infatti non mi ricordo la volta scorsa che era successo. Che abbiamo scoperto che in realtà la signorina che ci voleva dare una mano era tipo in realtà parte anche lei di. Come si chiama la chiesa, oddio. Raga, stasera sto sciolto davvero. È un po' lento con i caramenti, va meglio di Google quella. Ma quello sicuramente perché è molto molto più leggero lì. Sta con Unitology, grazie. È morta come un cristianesimo, no, non proprio. È morta come una stronza. E quindi adesso Isaac si trova braccato da due fronti, sia dalla chiesa, dal governo e vuole andare dal matto di turno. Anche perché sto speedrunnando Persona 5 visto che fra 6 giorni lo tolgono dal Game Pass. Madonna, in bocca al lupo più o meno. Ma comunque, infiliamoci tutti. Poi magari della questione di Mistra ne parliamo di più domani con Baldur's Gate, perché almeno è più a tema, perché in realtà Mistra è una delle dee più potenti di tutti i Forgotten Realms, eh. Cioè calcolate, mo, sempre per piccola cosa e poi iniziamo, che lei da sola gestisce tutta la magia del multiverso e nel mentre c'ha anche i cazzi suoi. Però la finiamo lì. Rieccoci qua. Allora, oggi ho abbassato ancora un pelino di più l'audio. Perché ho visto che era veramente ear rape anche la volta scorsa. Ma ditemi in caso non si sente. Come si giocava? Dobbiamo andare di qua. Cosa avevamo? La sega elettrica e la lama. Ah, beh, è vero. Che avevamo tolto la gravità. Madonna, che bell'impatto. Assassin's Creed Mirage finito? Congratulazioni, io vorrei provarlo prima o poi, magari in live. Dove dovevo andare? Di là. E noi andiamo di qua. Anche perché io da quel poco che ho visto, onestamente, mi ispirava. Cioè, mi ispirava molto di più, magari, rispetto a un Odyssey e compagnia. Diciamo che già Valhalla me lo accollavo, ma perché a me piace un botto la mitologia norrena.
Però Mirage dicevo dai, ci sono delle munizioni. Grazie per il lurk, Giumino, e anche Vittorio. Salve. Ah ok, quasi non capivo. Ma tranquilla, lì ti devi anche abituare al nuovo browser, benvenuta. Cioè mi devo portare una batteria vecchia? Sì. E ora è il momento di andare nelle ombre. Pipidi. Creato da quel che ho capito, hanno spiegato anche molte peculiarità del gameplay grazie alla storia, però vedrò io. Batteria mia. Però dai, una volta che ti abitui, l'armatura nuova è molto carina, eh. Cioè, secondo me c'è sempre quella cosa del... Tu sei abituato a vederlo sempre con una roba, però poi ci vai a ruota. Anche perché pure questa immagino che avrai vari livelli, quindi diventerà sempre più corazzata. Dentro c'è qualcuno? Sta arrivando l'ascensore. Lo sapevo. Lo sapevo. Guarda, stasera sto talmente sciolto che probabilmente neanche infarto. Cioè, sto talmente morto piatto. Sapete Flash di Zootropoli che ci mette 5 minuti? per renderizzare, per computare la roba. Ah, Dio Cristo. Vuole che io segua le fasi. Fase 1, strisciare nella macchina buia. Strauss, calmati. Non può farti del male. Vuole che entri nella macchina oscura, Isaac. Non posso farlo. Lei è lì dentro, mi sta aspettando. Strauss. Mio Dio. Strauss, ascoltami. Devi continuare a spostarti. Riesci ad arrivare alla monorotaia? Pensi di farcela? Sta arrivando. Non posso parlare. Ogni volta penso che lo chiama stronzo. mi sta bene l'audio così o volete che ve lo alzo un pelino? Comunque sempre le waifu c'entrano, eh. No, sì, Strauss, guarda, per essere matto in culo. Quindi, è ok? Ok, buono, buono. Qua ci sta un nodo energetico. Qui c'è, signore, lei? Tutto bene. Madonna, un altro save addirittura, ci sta un boss dietro l'angolo. Mi sembra strano, perché c'è sempre il mouse buggato al centro di recente? Sta cosa non la sto capendo. Pipipi. Dei soldi male non fanno. Oddio Cristo, ci stanno un'altra volta quei maratoneti di merda. Ma sicuro. Comunque sì, nel 2 l'hanno depotenziata, eh. Nel 2 l'hanno depotenziata la stasi. Peccato. Peccato che tra l'altro, per chi non ha visto il messaggio in chat, è uscito un nuovo Corgianza di Dragon Age, e piano piano usciranno tutti e si sta avvicinando il primo Corgianza in 16 noni, che è stato Dead Space il primo. Buonasera Bronzetto, come stai? Bello, benvenuto. Cos'era? Che non è più un quadratino di merda, ma è, sai, uno schermo normale. Per dire, perché prima lo usavo per TikTok, ma adesso facendo il doppio del lavoro abbiamo le clip per bene, alla nostra comunque, Bronzetto. Ah, che è un rettangolo, esatto. E non è un quadrato di merda. Ma perché io devo morire stasera? Io vado da qua. Che cos'era? Ah, era un corpo? Oh, paletto mio. Però i figli di puttana non si fanno vedere. Un grande passo per il re dei corgi, eh sì. Anche perché finalmente c'ho un modo per alleggerire anche quella roba lì. Ora sono idratato e posso morire. Ripartito il cuore. Lì sopra c'era una cassetta mia. Cos'era? Aiuto.
Ah no, è la fisica della roba a cazzo. No, è che voglio i loot, non posso andare verso la luce, se no muoio. Aspetta, prima i loot. Tanto qua è un corridoio, qualcuno... Ma sembrano dei demoni gorgoni. I demoni... Sì, ti caricano comunque. Affanculo. Sgomma pure! Ah, sei ancora vivo tu! Acci tua! Facciamo le termopili, eh! Madonna! Però che figo come escono! Perché sono fatti per farti prendere un colpo! Per smirare! Ci sono armature più belle, io spero che si differenzino anche un minimo. Quando metterai gli alert sarà molto divertente, quel giorno morirò, sta di qua, tu t'ho sentito. Ma che bello, eh! Porco... Sì, ho carichi però. Madonna. Finiti? Sì. Dio Cristo, guarda quanti loot. No, ma è davvero Harlock, eh? Ma l'ho detto fin dalla prima live, il mood... Non so come cazzo sia possibile che il mood del 2, il gore, la caga, la pressione su un più belli del remake... Non ne ho idea. Cioè, sempre più convinto che l'hanno fatto per, diciamo, un attimo alleggerire il PEGI, che sennò la gente rompeva i coglioni o per vendere di più. Cioè, è incredibile come questo è del 2010. Batte in gioco del 2022, ma anche di gameplay. Perché il gameplay è identico, ragazzi. È identico, giusto come si muove Isaac, che è un pelino un po' più... arrugginito, ma neanche tanto, ma per niente. Esatto, è solo fatto meglio graficamente, ma neanche più di tanto. Perché nel remake, con quella grafica lì mi è partita la voce, perdonate. Nel remake loro potevano usare veramente di più con il gore. Ma c'è fare il gore veramente quello pesante, perché tipo in The Callisto Protocol, per quanto sia brutto, ci stanno delle scene che tu fai nei coglioni sotto il punto di vista del gore, Poi in gioco de merda a parte, quello è un altro paio di maniche. Per dire, ma già la scena iniziale, sì. Cioè, con tutta la faccia che si apre, con i denti, che gli si toglie tutta la pelle, ci stanno i lembi, è una roba... Boh. Che tra l'altro, ripensando al fatto che quello era parte dei Unitology, per lui era festa. Sto già andando. Ho fatto un passo avanti. Questo? No? Dov'è? Quello stava facendo festa interiormente. Lui strillava, ma nel mentre... In realtà erano strilli di gioia. Non è rispawnato qualcuno. Ma mi sono perso qualche drop qui. No. Ma tu sei buggato? Non ho capito. Ah no, ok. Pensavo che avesse la testa girata al contrario. D'altro siamo 18, belli. Grazie, anche ai lurker. Allora, qua dentro è successa una mattanza. Isaac se n'è andato. Ascolta, le fasi possono distruggere il marchio. Fase 1, strisciare nella macchina oscura. Fase 2, le viti si stringono tutti intorno. Io non capisco. Oh, mio Dio, è tornato. No! Infilarsi nella macchina nera, inteso infilarsi dentro al marchio e stringere viti? Che cos'è? Uno di quei sistemi di merda dove tu tocchi una vita e esplode il marchio? Grazie per i crediti. Vabbè. Molta gioia da come urlava tremendamente. In realtà era il BDSM. Qui abbiamo un bancomat, ma non si può ritirare un cazzo. Peccato.
Dove c'è qualcuno di vivo? Venite a prendermi un po'. Forza, ce n'è per tutti. La nuova fiamma di Isaac. Lancio soldi ai necromorfi come su Sekiro. Vabbè, lei penso che rimarrà così all'infinito fino a che non arriviamo lì. Vuoi assaggiarmi, eh? Oh. Salve. La madonna. Chi l'ha shottato? Davvero? L'ha shottato? Non questo, la robetta. Crediti, qua ci sta. Ma comunque che sta? Ah no, perché è vero, siamo nella stessa zona. Io stavo pensando, ma porca puttana, ma gli pesava così tanto il culo che hanno ricopiato la zona. No, no, è che giustamente Isaac si è fatto tipo 10 piani in caduta libera a tutte le costole rotte, ma siamo nella zona iniziale. Non ci avevo pensato. Cosa cazzo spari? No, indietro. Vuoi parlare? Fallo a distanza. Buoni, perché sta tirando delle laggate effettivamente. No, no, sta tirando delle laggate la stream. Aspettate, perché potrebbe essere Steam che ha fatto partire. Ah, è Steam che ha fatto partire in aggiornamento. Buoni. Oppure potrebbe essere la tempesta. Ricordate. Ricordate che comunque siamo in Italia, quindi se piove è la fine. No, 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 è che sta tirando delle laggate. Dovrebbe essersi sistemato? Sì. Sembra essersi sistemato. Grazie che me ne hai fatto accorgere, Harlock, perché qua devo ancora abituarmi su OBS. Comunque ringrazio la momentanea di partita del fantasma nelle navi, se no non ti avrei mai scoperto. Inteso? Che vuol dire ringraziare la momentanea di partita del fantasma delle navi? Del fantasma delle navi avevo letto. Per Dio, quanto sto sciolto stasera. Comunque è un piacere averti qua, bello. Non siete qui per aiutarmi. L'ultimo che l'ha detto ha tentato di ammazzarmi. Non voglio farti del male. Già, hai capito bene. Provaci e sei morto. E tu sei il meccanico standard de Borderlands, perché non si spiega. Si tira tantissimo vento, Kyle. Visto che l'altro giorno, per tutta la giornata, non c'è stato internet perché era caduta un'altra pigna, io ho il terrore adesso. Io ho il fottuto terrore. Salve. Ehi, che ne dici di ricominciare tutto da capo? Sono Isaac. Ellie. Che cosa vuoi, Isaac? Arrivare alla stazione di transito. Devo raggiungere il settore governativo. Cosa credi stiamo cercando di fare? Ehi, io posso aiutare. Inoltre, insieme avremo migliori possibilità di farcela. Non credi? Niente da fare, Isaac. Le persone sono solo un peso. Sbloccherò la porta. Poi ognuno per la sua strada. E per favore, non seguirmi. Ok. Quanto buggati quei capelli. Tra l'altro vedo ogni tanto sta rilaggando brutalmente. Però allora a sto punto mi viene da pensare che la solita rottura dei coglioni che ci stava tipo verso le 10:20. Speriamo se fixi. Ah, è uno streamer scomparso da 2 settimane e quindi sono andato a cercare nuovi siti da seguire e ho trovato te. Oh, vabbè, vediamo. Non tutti i mali vengono per nuoce. Lì c'è il nemico delle pigne, sì. Va bene. Minchia, se sta andando greve però. Minchia, se sta andando greve. Aspettate. Appena il vicino smette di scaricare i porno, sì. Adesso laggerà ancora di più. Faccio un attimo uno speed test. Perché non vorrei che sia una di quelle sere lì. Madonna, sta andando a 140 adesso. No, ma infatti non posso fare lo speed test perché sennò si sputtana tutto. Braccio la visionario di Entai. Visionatore di Entai, anzi. Ci siamo, OBS. Che in realtà qua non è OBS la mia connessione. Attenzione, quasi fermo in massa. Sì, perché il fatto è che se avviate uno speed test durante le live la banda implode. Perché poi ritorna in realtà sul verde. Quindi immagino che c'è sta proprio qualcosa che piano piano si fixerà, perdonatemi.
L'Italia non perdona. L'Italia fottutamente non perdona. Ma quindi io devo andare di qua? Sì. Ma scusa, lei non mi ha appena detto non mi seguire. E gli vai dietro, Isaac. Tu vuoi morire. Dillo. E lo so che vuoi morire, no? Eccolo qui. Tranquilli, si fixerà sicuramente. Spero, cioè, perché a meno che non sta arrivando una tempesta veramente di quelle pesanti, se no la vedo dura. Pensavo ci fosse una persona sopra. Ma è una persona o è il buco di... Ah no, è uno dei buchi di culo. Usiamo a nostro vantaggio i cadaveri. Purtroppo sì. Soprattutto col fatto che io uso Eolo, che è una connessione che va principalmente con le parabole, cazzapippoli vari. Le tempeste spezzano per bene. Ma quanti soldi abbiamo? Abbiamo 10k. Che sono onesti. Io venderei un kit medico. Il kit di stasi che non l'ho mai utilizzato. Questo perché per adesso non ci faccio niente. Un po' di seghe. Sembra bruttissimo. Vado a battere in realtà, ragazzi. Sono una presentazione di PowerPoint ogni tanto, Arlo, come mi dispiace. Fammi vedere, ma ce l'abbiamo un'altra armatura potenziata? No, perché queste sono tutte quelle del DLC o de che cacchio è. Fammi vedere, perché il fatto che devo vedere la roba senza segnalino. Cioè, il fucile Javelin, però non lo so. Perché questa è un'arma nuova, vogliamo provare... 11k! Ma che cazzo! E compriamo il Javelin. Però non c'è l'animazione, ma no! Ma no! Prendiamo un nodo. Eh sì, tra l'altro, grazie Kyle. Lo so, ma perché quelle sono le infrastrutture. Cioè, lì non è tanto l'impianto di per sé della parabola, bronzetto. È il fatto che in Italia, io lo dico sempre, quando piove è come se avesse snappato Thanos. Cioè, le infrastrutture esplodono, diventano polvere. Non esistono più. Infatti, io fanno l'app per fare, no, per gestire, per vedere se arriva il messaggio ai telefoni. Ma tanto, se succede qualche apocalisse, le infrastrutture in Italia dicono ciao ciao con la manina. Lei... Volevo un attimo. Ciccio bombo va. Calmi. Allora, il Javelin posso fare questo e poi... No. Non si può fare. Neppe. Ah! Va bene, non puoi sparargli alle braccia perché sennò fanno danni. Non puoi sparargli alle braccia perché sennò succedono cazzi. Va bene, questo... Madonna, queste saranno sicuramente cheat e compagnia, roba che non conosco. Siamo tornati nella... Non devo andare verso la scuola elementare. Sento un culo. Porca la puttana! C'era un culo. Dico... Ti consiglio Opera perché è molto molto più ottimizzato rispetto a Chrome e compagnia. Pure Firefox è utile, però Opera è tanta tanta roba una volta che ti abitui. Con questo. Morto signore? Yes. Vabbè dai, ogni tanto ci sta Harlock. Ah, c'è, ma sto... che cazzo? Mica, ma se stanno a espande tanto, eh? Cioè, giustamente, staranno già cominciando a terraformare sta nave del cavolo. Aio! Però sti buchi di culo fanno un rumore... fortissimo. Zitto. Lì. Boni, dov'è l'altro? Cioè, pure sul soffitto. Le. Così li togliamo dalle palle. Che se devo... Vabbè che tanto non dovrò tornare mai nella vita dietro. E fu così invece. Ce n'è anche uno di qua a trappola. No, sta sopra.
Sta scoppiando la live, non sembra soluzione ma solo risoluzione, già tanto che si vedono le forme. Ma guardate che qua non mi sta dando più problemi di cosa. Di banda. Onestamente, quindi non lo so. È Twitch che è impazzito brutalmente. Provate a ricaricare, perché qua è da un po' che non mi dà problemi. Perché può essere pure che poi lui ci si mette in mezzo, Ma sentite già sto mood. L'entrare nella scuola con i rumorini, quelli stupidini, la musichetta col carillon, le luci, tutti i palloncini. Cioè, sarà magari che poi pure la cosa del passaggio dall'1 al 2 che dicevamo? Nel primo stai nella nave del cazzo dove lavoravano, cioè era una nave mineraria. Mentre qua stai effettivamente in una città. Ma questi esplodono? Ah, madonna, il palloncino fatto da Tamantio. Dove devo andare? Di là. Qua c'è un kit medico che male non fa. Madonna, se mi arriva una cazzo di... Ma io torno dai buchi di culo. È scoppiato di felicità, ha mangiato troppe Nutella biscuits. Vabbè, ci sono dei bambini. Andiamo al suolo, questa merda di casa. Mi è tornato per il sesto mese. Ragazzi, sono tornato, scusate la stessa, ma tra i cazzi miei e la morte di mio zio mi dispiace, bello. Sono sciolto, volevo dire condoglianze. E il chiusino sui giochi non ho calcolato Twitch. Oggi sarò silenzioso, ma non ti preoccupare, anzi, grazie per l'abbonamento, bello. È sempre un piacere averti qua e mi raccomando, relaxati. Bene, bimbi kamikazi, parte 2. Ho letto Bruno. Asilo diurno Tom... Tom Bruno, silenzio per favore. Ma che cazzo di nome è Tom Bruno? Ah! We don't talk about Bruno. No, no, no. No se habla de Bruno. Bambini del cazzo. Beccate la culla. Non gli ha funzionato. Culla 2. Non ha funzionato. No. Ok. In realtà, indizio anche di gameplay, potete usare i bambini come bombe. Io calcolo la Capons che lo sto registrando in privato per vedere se caricarlo. E sì, è una figata assurda. Molto più semplice magari nel moveset delle armi, ma tanta tanta roba. No, infatti è andata bene, ma perché questi sono letali se ti... Arrivano furtivi da dietro. No, ma questo è perché li sente lui. Come nel primo, se noi vedevamo i bambini, Isaac sentiva le cose. Ah, tra l'altro, se gli stacchi la testa, puoi usarli comunque. Si sta ritirando una laggata, ragazzi. Però finché non va, sapete, a 100 di bitrate, lo accetto anche. Stavo dicendo, tu se gli stacchi la testa, puoi comunque utilizzarli come bomba. Ed è una figa. Ma se li cavano il pesto, esplodono, no? Oh, figa. Ah, nella macabricità di sta cazzo di scena, perché sapete, dei lombrichi bambini esplosivi. So comunque.
ansiogeni, però figata in ambito di gameplay. Porca puttana. Il professore qui si era messo a dormire. Madonna. Nemmeno lì si sa tutta questa DNT. I bambini invece. Ma basta. Ma c'è qualcuno che li usa sti cazzo di kit di stasi? Vabbè che effettivamente io sto giocando anche mouse e tastiera, il che semplifica molto. Magari su controller già, sapete, per darti quell'attimo di calma in cui miri. Qua dietro? Certo, onestamente io non ce lo porterei mio figlio in sta scuola. Sembra molto ansioso, sembra sta all'itis. Onestamente sembra una prigione. Che cos'è? Questo è il miglior come horror, se dici dei tre, tra i tre, Kyle. Dogma 2 lo shop appena esce, fai bene perché sarà una figata assurda. I bambini giocano in modo troppo fisico al parco giochi. Ieri a un certo punto c'era un'intera fila di studenti pieni di graffi e lividi fuori dalla porta del mio ufficio. Alcuni ragazzi avevano ferite da lì che è stato necessario portarli in infermeria. Forse sarò all'antica, ma penso che questa aggressività sia legata alla crescita in una stazione spaziale. I bambini hanno bisogno di un pianeta con aria fresca e spazi aperti dove giocare, altrimenti si agitano e cominciano ad azzuffarsi tra loro. Lo spazio non è il luogo adatto dove cresce una famiglia, credetemi. Vabbè, questa era Cristiana. Però figata perché in realtà qua era il marchio che stava entrando... Ma questo era il marchio che stava entrando a gamba tesa, eh. Comunque preparatevi perché quando esce Dragon's Dogma 2 ci facciamo le porchettonate sopra, eh. La Madonna dei kit medici. Che cazzo ci sta più davanti? Un bambino satanico assassino armato di mannaia a due mani. Perché se non si spiega. Callisto mi sembra tipo una versione, un Dead Space più easy e più melee. Cioè almeno di storia e mood. Però l'impatto grafico è tanta tanta roba. Che cazzo era? Ehi, cos'è? Che infarto! C'è qualcosa... Ah no, ci stanno a mandare di quei bambini satanici. Sì, Lipsia più o meno è veramente un carcere nel vero senso della parola. Si portano boh, t'accoltellano con le matite. Perdonatemi. Se chiamo bambini, sì, disse Don Gino. Tanto me ne sbucano altri. Sì, esatto, il gioco è questo qua mi sembra molto più... meno improntato all'esplorazione, perché c'ha proprio i corridoietti con dei piccoli beam, molto, molto chill. Sì, adesso ha veramente a pizze sulle gengive, come nel lontano 68. Ah, vabbè, ma sei tu. C'è un altro dietro? Dio Cristi, boss Mori! Ma da questo è molto figo su quella roba, Bronzetto, perché col fatto che è tutto effettivamente fisico, tu puoi vedere. Cioè, finché magari non è proprio il nulla che ti fa capire zero. Non c'erano i neri, sono più forti. Nel senso, capisci, sì, le versioni quelle uppizzate. Ma l'ho schiacciato l'altro bambino.
Prova a ricaricare Lilith, perché quando tira le laggate a voi vi si desincronizza un pelino. No, di qua non c'è niente. Infatti tipo io non posso sapere le munizioni se non miro. Questa è una cosa molto carina. Poi certe volte ti ritrovi con veramente il cazzo in culo, perché magari sei scarico e non te ne sei accorto. Sono ritornate le cosette. Vabbè, Isaac, non saper passare su un cartoncino di merda. Porca madonna. Ma voi siete scemi. Era una cazzata, m'ha fatto infatti. Ma si fottesse il sole per stasera. Madonna mia. Sono debole, ho le difese basse. Dov'è? Eccolo qua. Sta per arrivare una mandria di bambini. E perché io ho fatto sta cosa? E tutta la cucciolata qua abbiamo, vedo. No, tu, bambino esplosivo, tutti! Madonna, sembra veramente la corsa all'ovulo. Ma ancora! Basta! Mi si è gribame ancora questa cosa! Cazzo, pensavo con le pubblicità belle, anche a chi ha fatto l'abbonamento. Guardate quanti loot, però. Affanculo. Vabbè, madonna, addirittura una di queste per bloccare l'orda dei bambini. Sembra un po' tuma. Vabbè, preferisco che hanno semplificato magari le cose per chi... Boh. Se la cavicchia di meno negli FPS, anche perché qua me lo immagino a difficoltà più elevata. Questi non vengono mai nella vita shottati da un colpo, vero? Usa la tua sega per smembrare i bambini. Sta peggiorando questa situazione. Vabbè, perché questa era proprio la multiuso, giustamente. Apri tutto, se... Anche quello. Anche quello è vero, Kyle. Ovvio che no, sono tipo immortali. Ecco, qua effettivamente il fucile d'assalto ci stava bene. Disammai. Qualcosa qua dietro? No. Pipipi. Cos'era? Ah, è la porta chiusa. Ho tirato una botta così forte che mi... Come si toglie la mira? No, raga. Cioè, c'è un pulsante sul PC per mantenere la mira. Se fate col caps lock, la tiene da sola. Che cazzo? Bentornata, Lilith. Cosa vuol dire? È per giocarsi di stile COD. Futuro del gaming, mani bassi, lì giù c'è un progetto. Lancia fiamme, finalmente possiamo bruciare anche i bambini. Allora, 3 settembre, bibidibi, so che i bambini hanno un'immaginazione fervida, ma ormai la situazione è al di fuori della normalità. Quasi metà della mia classe ha degli amici immaginari, i bambini dicono che si tratta delle loro nonne o di altri parenti defunti. Ecco, infatti mi stavo chiedendo quello, perché ognuno vede un proprio parente caro. Un bambino, chi c'è? È piccolo, chi cazzo gli può essere morto? Nonne o altre persone morte, Normalmente la cosa non sarebbe un problema, ma faccio sempre più fatica a far concentrare i bambini. Questo semestre ho spedito più allevi in punizioni di quanti ne abbia spediti in 12 anni di insegnamento. Forse i piccoli hanno dei problemi a casa. Ho infatti notato un costante calo della partecipazione dei genitori nella vita scolastica. Vabbè, ok. È che qua c'era un ideologi che stava piano piano infilando sempre di più le radici, tutti i genitori
stavano dentro un itolo, gli avranno dato come è successo per la mamma di Isaac i corpi dei genitori e cazza buboli vari, ed è per quello che i bambini vedevano le nonne, i parenti morti e compagnie. Sì, tra l'altro, amici immaginari che cercano di ammazzarti. Però certo, ci stanno quelli più cresciutelli che ti corrono in faccia, ma quell'altro sono proprio neonati. Cioè, sono quelli che stanno dentro le culle. Esistono le scuole dove voi portate le persone che stanno nelle culle? Che cazzo ce lo porti fa? Te lo tieni a casa, principalmente. Ah, tranquilla, lì, non ti preoccupare. Il vento tira ovunque. Crediti. Cos'era quel rumore? E beh, il nido e le bebè. Perché? Cioè, io onestamente, mo non so da quando ero un neonato, però da quel che so a me non mi hanno mai portato a un nido. Cioè, quando ero piccolo, ok, che potevo muovermi con le zampine, sì. Ah, può essere anche quello, che conoscendo come se ne sono andati avanti. La rupe, per fare una cheat al trono. Rupe! Vabbè, ho capito. Sempre riluttante. Dimmi che potresti tagliarti voci ascoltandomi. Io non ti ascolterò. Hai ingannato Strauss, ma io so che non sei reale. Dici che non sono reale, ma sono qua. Sei un'allucinazione. Strauss sa come annientarti. Sa come distruggere il marchio. Noi ti distruggeremo. Davvero comodo. Distruggi il marchio e tutto il dolore cesserà. Prova a pensarci, Isaac. Non dovrei mai più ascoltare il tuo cuore. Però dobbiamo portarti a fare una visita, perché secondo me te sei ingoiata un paio di lampadine. Va bene. Che non riesce a spingere la giostra, magari, perché è troppo vecchia. Però madonna, figata. Però vedete, il fatto è che lei ci parla. Cioè, la cosa del marchio, secondo me, non è così stupida delle sue allucinazioni. Perché quella mi pare veramente Nicole, che poi però è stata... Cioè, o è il marchio che usa le persone care a noi per sfruttarci. Però sarebbe figo se effettivamente Nicole. Però Nicole perché dovrebbe essere così inviperita con Isaac? Dagli una cinquina, magari potessi calciare. Ehi, Kyle, capo, non ci ho provato più e più volte. Tosse grasse? Grassa. Moment act. Così a caso. Va bene. È finita la scuola. La bowl sushi. Isaac Quielli, ho trovato qualcuno. Un superstite che dice di conoscerti. Isaac. Ho detto stai fermo. Quielli, datti una calmata. Si chiama Strauss. Lo conosco. Sembra... fuori, non mi fido. Sta fermo. Ellie, lui mi serve vivo. Ho bisogno di lui. Merda. Ok, Isaac. Lo guiderò a raccordo, ma se fa qualcosa di stupido, qualsiasi cosa, gli sparerò. Va bene. Cioè, perché o è una doppia influenza, cioè il marchio che usa, il nostro collegamento con esso e le persone che si sono sciolte per fregacce, per utilizzacce. Perché mi sembra troppo banale il è una malattia mentale che fa sognare le cose ad Isaac. È anche vero che più e più volte l'abbiamo visto provare ad ammazzarsi da solo, ma quello secondo me si ricollega a quella cosa del torna ad essere uno. Cioè, tipo, mori, anche detto. No, no, Kyle, no. Le... Probabilmente il marchio imita il suo ego, dopotutto c'è una copia. Ma sta tipa non si stava pure in Uncharted? No, non è quella... Oddio, non mi viene il nome. Non è la spagnoleggiante. Quante... Quante cose. No. Le po... Cioè, tocca capirlo. Tocca capire, perché per adesso Isaac sta continuando a controbattere. Cioè, non ci sta andando sotto. Ha compreso che è finta e tutto quanto. Però boh. Che tanto proprio perché io ho pure rivisto la live scorsa. Perché il governo dovrebbe volere i marchi? Ora che ci penso. Cioè, per controllare la popolazione. Ma tecnicamente tanto immagino che nel 2400...
Non è che ci stia tutto sto casino, no? Cioè, al massimo sei un ideologista o sei una persona normale, slash del governo. Quindi magari l'hanno creati per tipo fare energia. Usano i collegamenti che le persone per fare una sorta di energia. Può essere anche quello, Kyle. Magari era stato programmato per poi ammazzasse. Fa distruggere la gente da sola. Dici, magari lo utilizzi per uccidere le persone che non te stanno, non stanno bene con i tuoi ideali. Non sappiamo se il marchio è come la grande mente di Mindflayer. No, vabbè, ma a quei livelli no, perché penso sia qualcosa di molto più... Sì, per carità, non è semplicemente meccanico, ma penso sia anche che va a livello biologico. Però è strana. Per lo stesso motivo di Alico, ma arma biologica anche. Però nel senso, nel 2400... Che cazzo è l'ormone? Cioè, nel 2400 loro hanno trovato le prime forme di vita aliena soltanto di recente, sono i necromorfi. Cioè, chi devi andare... Cioè, io immagino nel 2400 non ci siano più le guerre, differenze di genere, di razza e cazzi e mazzi vari, no. Cioè, al massimo sì, ci stanno i figli di puttana che t'assaltano nello spazio, i ladri. Quindi, boh, poi magari, che ne so, è una faccenda geopolitica che ancora non ci hanno dimostrato e ci mostreranno nel 3. Buonasera Fatal, come stai? Bello. Come è andata al lavoro? Questa non è manco per il cazzo un'arena. E quel rumore è un fottuto tank. Isaac, siamo qui. Forza, sbrigati. Ciao Isaac. Già, che pessimi ricordi. Sono malapena fuggita da questa struttura CEC. Ehi, sei del CEC? Piloto mezzi pesanti, classe 4. E tu? Ingegnere. Un nerd? Cavolo. Merda. È buio! Mi troverà nell'oscurità! Zitto, è tutto ok, è solo un calo di energia. Ragazzi, va tutto bene? No. Merda. Anche il supporto vitale è andato. Brutto segno. I nostri fuggitivi, Clark e Stross. Sapevo che prima o poi sareste arrivati alla stazione di transito. Troverete i vagoni inutilizzabili. Sei impazzito. Hai tolto energia al supporto vitale. Potrebbero esserci altri sopravvissuti. Il settore pubblico si trova in condizioni ormai irrecuperabili. E non posso permettermi di fuggire. Addio, Clark. E che te pare che quello grosso mo becco io? E che te pareva? Oh, qua sei molto più resistente. Figo. Sì. Madonna se sei resistente. Tanto, tanto. Non si stacca quella spalla maledetta, eh? Non si stacca. Cioè, io spero sia quella, perché ci sto continuando a sparare. A meno che non è come nel primo, è proprio dietro dietro. Dietro di me. Ah, perché c'ha anche le ginocchia dietro. Ok, io lo stavo affrontando nella parte più dura che ha. Va bene, hanno resi più facili rispetto al primo. Perché Tideman ha tolto l'energia? Perché ce l'ha così tanto? Sai cosa è un marchio? Sì, gli unitologisti del mio gruppo ne parlavano spesso. Sì, lo è. Tideman ne ha creato uno con i codici e gli schemi nelle nostre menti. In me e Stross. La causa di quel che succede qui è proprio questo marchio. Devo raggiungerlo per distruggerlo. E Stross deve dirmi come fare. Sei un tipo strano, Aiden. Mi aiuterai? Beh, stiamo per soffocare. Spacchiamo tutto! La radio va al suolo, questa merda di gas! Allora!
senza non abbiamo né trasporto né aria. Lo strolla delle batterie di riserva. Sì. I pannelli solari sono lassù. Ma sono rimasti inutilizzati da anni. Ok, d'accordo. Ora mi dirigo lì. Vedo se riesco ad avviarli e fornire energia alla monorotaia. Qualcuno dovrà aprire i pannelli del collettore. Posso farlo io. Prendi Stross, tienilo al sicuro. Va bene, lei è morta, la coltellerà lui sicuramente. Comunque buonasera scimmia, grazie mille per l'abbonamento. Bentornato per il settimo mese. Belli 6 anni con la mia amorosa e 7 mesi con te. Grazie, bello, grazie per il support. Come stai tra l'altro? Benvenuto, e si sta avvicinando Alien Isolation e la mia morte con esso. C'era un paletto e devo capire però come affrontarli sti stronzi, eh. Perché mi sono preso tanti danni che potevo evitarmi. Dai, so se mi sembra una persona a modo. Sì, finché il marchio non gli dice sgozzala. Però, dettagli. Ma l'inferio, oh, sono contento. Così ci si riposa. Si sta pallonzio all'aria. Popcorn il 31. Ah, qua dentro c'è qualcosa. No, no, abbiamo luttato tutto. Lì sì. Dove devo andare? Ah, nell'unica porta che si può aprire, giustamente. Questo è un paletto. Ecco, forse in questo magari potenziare la stasi è utile. Eh sì, l'ha creato lui, Harlock. Cioè, ecco, per quello io dico che sì, ok, è meccanico, ma poi è come se fosse una sorta di gigantesco processore, boh. Lui chissà tra l'altro quanti ne ha creati per il governo, perché mo ne stanno a parlare sempre come se fosse uno. Ma secondo me so di più. Leppa, leppa. In realtà qua ci stanno altre cose da poter. Oh, dai che frego. Mi sa che è veramente l'unico modo che c'hai per rubare sta roba. Ma perché è una roba che ti intacca piano piano più che altro, Lilith. Cioè non è... è una roba che anche quando noi stavamo sull'Ishimura, Isaac inizialmente era sotto l'effetto del marchio, ma non la stava sentendo la botta. Gli è cominciata ad arrivare dopo un tot di tempo. Poi che lui adesso abbia... Oddio. Pure qua neanche su Resident Evil. Poi che adesso lui abbia quella sorta di malattia nella mente, ma io penso sia semplicemente un meccanismo d'attacco del marchio. Cioè il marchio quando te t'aggrappa, ti attacca pure una sorta di immagine illusoria di qualcuno da te caro, così che quella nel mente ti continua a fare i flash e poi ci vai sotto, no? Eh sì, poi è stato vicino al nucleo veramente di... di Chernobyl. Perché mi ha fatto danno? Vabbè, quanto forte scoppia. Pure qua voi noto, eh. Qua sono più belli. Nell'originale non l'avevo visti nel primo. Che figo, sono tipo dei fetini. Mina detonazione. Grazie per il medikit. Chissà se anche qua come su Resident Evil più hai bassa la vita e più tendono magari a droppare quella roba. Ok. Queste sono palesemente placente. Come c'ho l'inventario pieno? Com'è possibile? Ho usato tutti i medikit. Ah, e usa questo. Non lo posso usare. Buonasera Nego, come stai tu invece? Bellissima. Io tutto bene. Un po' stanco, un po' tanto. Una donna incinta, ma infatti sembra una placenta. Anche perché poi spara i fetini. Belli, come va con Stross? Dobbiamo strisciare nella macchina. Togli l'energia. Il rumore si sente a 3 isolati di distanza. Rivelerà la mia posizione. Belli, cerca di farlo restare concentrato. Devo capire cosa sta cercando di dirmi. Che tra l'altro è molto figa proprio la cosa, perché ogni mostro organismo dei... necromorfi è proprio un organo. Cioè per quello a me mi viene molto da pensare quella roba della convergenza, come magari un pianeta che diventa una gigantesca creatura viva, no? Perché abbiamo quelli che fanno i polmoni, quelli che terraformano e le placente. Cioè abbiamo tutto quel sistema di roba lì che è molto molto figo. Cioè sembrano effettivamente che stanno creando piano piano gli organismi. Gli organismi, gli organi di un organismo più grande, eh?
queste mute sexy, hai visto? Sì, ci sta anche il saluto romano. Vada. Se può interessare. Un negozio. Fammi vedere che cosa c'hai. Lanciafiamme. Lanciafiamme. Probabilmente lo lascio lì per questo gioco. Fucile a ricerca. Cioè, abbiamo un'armatura nuova. Niente proprio. È Nisba. Nisba, Nisba. Sei un oracolo o profeta? C'è una differenza tra le due cose? Cioè, uno glielo dicono gli dèi, l'altro si fa le canne per flashare la roba? C'è anche se puntato. Sì, quella è la minaccia. In realtà ci dovrebbe essere anche in futuro, non so se l'ho già detto, il Corgi Yandere. Però per quello dovrete aspettare un pelino. Senti, vendi questa roba qua. Io ti dico anche, vendi sto spara Javelin perché non mi ha intrigato più di tanto. Ci abbiamo 50.000 crediti. Per i minion. Quanto costano? Ma capito, ma è un furto. Ma che poi, scusate, mo io non, cioè, non c'ha senso. Buonanotte Shime, grazie per essere stato con noi, bella. Grazie ancora per l'abbonamento. Cioè, scusate, due ricariche da uno costano 2.000. La ricarica da due costa 5.000. Non c'ha senso comprare la ricarica da due. Se tanto fanno che, o forse in questo la gestiscono in modo differente. Cioè, quella barra è tipo, che ne so, quello singolo ti fa soltanto mezza barretta. Sì. No, non è vero, ti fa sempre una barra. Ti fa una tacchetta. E allora faccio prima a comprarmi quelli singoli da uno. Forse perché occupano meno spazio. Uia, come gestire la fama, perché? Ci sono anche quelle se spendi bit, sì. Mi ci sono applicata, hai visto, fatta. In realtà ce ne stanno talmente tante altre disponibili, ma per quello dobbiamo aumentare di abbonati, ragazzi. Abilità riassegna sbloccata. Ok, togli... In realtà dovrei aumentare questo. Ma che ce ne fotte a noi per fare una cheat. La capacità fa prendere fuoco. Ah, ok, questa era rimasta. Prendiamo la special, prendiamo la capienza. La malplasma è veramente arma unica. La nostra pasta è tanto benvenuto, bello. Ah. Il momento che se cade l'acqua qua esplode tutto. Quanto può infilarsi dentro a questa? 18. E mi sa che c'ha quel meccanismo molto vecchio Resident Evil dove se tu fai... il power up della capienza te la riempie. Quella è una roba per cui magari una persona... Per cui... Quella è una roba che se magari una persona sta facendo la run a difficoltà massima è utile. Ma con le 100 gift... No, com'è? Con le 100 giftate mega sinto. Cosa? Cosa mi son perso? Buoni, buoni. Che tra l'altro ho cercato anche di mettere la barra perché ha donato i bit, che sono state tante persone, ma non esiste una barra. Mi sa che mi devo mettere a programmarla, quindi appena c'ho un attimo di tempo vedo se riesco a farlo. Questo è spoiler, no? Che praticamente hai scoperto il colpo di scena del 3. Ho parlato talmente tanto. No, ma non ti preoccupare, Arlok. Ho parlato tipo da 20 minuti. Ho detto talmente tante di quelle fregnacce a ruota. Che per quando ne sono. Non so neanche che cosa ho detto. Va bene. Cioè. La capsula d'attracco è scollegata dai binari magnetici. È stata aperta una segnalazione tecnica. Sì. Ovviamente. Ellie, c'è un problema. Sembra che la capsula d'attracco per raggiungere il pannello stia fluttuando incontrollata in fondo al tunnel. Non mi dire. Non preoccuparti, posso risolverla. Ellie è depressa a vita. Questo che cos'è? Un pisello? Allora, c'è scritto sopra infiammabile. Deduco gli devo sparare. Spara al simbolo rosso per il... Ah, ok. C'era anche il tutorial, non l'avevo visto.
Non mi sembra un modo ottimale. Cioè, altro che buco nell'ozono. Nel tuo inconscio ormai sai il colpo di scena del 3. Se c'è qualcosa che avevo detto. No, infatti stronzo io che l'ho letto, eh. Fate bene voi molte volte a scrivere spoiler, bravi. Perché se qualcuno non vuole, se li evita. O al tabbato per sbaglio. Ok. Quindi devo riportare l'energia. Deduco non sia questo il modo. Oh. Oh. Allora. Sopra. Un cazzo. Preparatevi a sboccare, io ve lo dico, eh. Perché in questo mi sa che non c'è un modo per riaddrizzarsi. Qua non c'è niente. Ecco, appunto. Oppure sì. Control, Shift, tabba per questo, maiusc, mira, Q, E, Z, X, il calcio di merda, no. Ok. Anzi, mi occupare, Arlok. Vabbè, ma quello lo sporto giù. Per... Alt Kank, ecco qua, esplode il PC. Poi posso spostare quello. Ah, ma perché li tolgo dal cazzo per far salire questo? Non ha istinto di... No, no, io vado verso la morte sempre. Scendo giù. A parte il meme, non so come cazzo fa quella canzone. Salve a tutti. Nessuno mi salti addosso, per favore. Per piacere. Schema acquistato. Lame trancianti. E ho capito, ma poi quelle merde ritornano in mezzo ai coglioni. Ah. Va bene. Dobbiamo lasciarli estinguere quei panda di merda. Ci andiamo sotto perché vedo appunto un nodo energetico. Gnion. Quello è come quando provate a lanciare una flashbang a 5 metri da voi. Per i prossimi 10 minuti siete ciechi. No, no, sì, esatto. Andiamo avanti, stop. Mai dentro a sto buco di culo posso entrarci. Vabbè. Io pure me sono stronzo, eh. Ok. Salve. Adesso mi salta qualcosa al collo, come al solito. No. No, non il corpo, i soldi. Non la coda. I soldi! Dio Cristo! Va bene. Cioè, scusa, quindi sto ascensore si reggeva per la volontà di Padre Pio. Anche detto. Cioè, perché si vede che è un ascensore magnetico. Alla prossima, Arlo, grazie per essere stato con noi. Beh, ci vediamo domani sera, che si finisce probabilmente il capitolo 2 di Baldur's Gate. E invece siamo a via. Ah, minchia, siamo proprio usciti dal sottosuolo, per quanto siamo in una stazione spaziale.
Giustamente lo sapevamo. Oh! Figlio di pu... Ehi, drop! Grazie! Al volo! In drop! Oh! Ho capito, un attimo. Ma ho capito! Ma quanti stracristo siete! Chi cazzo. Madonna, ma che cazzo. Aspetti che devo ricaricare, eh. Ma scusate, ma quanti dei boss ci stanno? Perdonate. Qualcuno faccia partire il sondaggio della nostra bella Lilith. Por favor, bentornato, Star. Quelli erano tutti i boss che abbiamo affrontato la prima volta. No, non si butta via niente. Average Animal in Minnesota? Credo sia. Vaffanculo. Porco! Non l'avevo visto il buco di culo, ragazzi, perdonate. Ecco. Ma mi esplode in faccia? Ma comunque queste, raga, sono delle figate assurde. Cioè, sono delle cazzate, per carità del cielo. Ma sono delle figate assurde. E questi, Isaac. Uè! Pensavo che una volta che l'avesse sparata si scaricava la merda. E invece un cazzo. Non si scarica manco per niente, non si scarica. Scusa, ne hanno sempre sparata una, perché adesso due? Che è successo? Si sono evoluti. I culi ancestrali si sono evoluti. Dov'era? Forse perché l'avevo messi in stasi. Può essere. Io vado per il 34 di Alien comunque, per votare anch'io. Allora, qua sta per spawnare qualcuno. Tu ricarica la lama. Ah, perché c'è il culo, ok. Chi deputa. Lo sento. Ah, eccolo. Non lo vedevo. Madonna, sbanca tutto. Veramente mi sa che ci sta un boss. Mi stanno dando troppe munizioni. Forse perché qua ne abbiamo sprecate tante. Che culetta, hai visto? Sì. Va bene, ho capito. Se sento veramente dei rumori bruttissimi, devo stare attento. Però no, ok, quello da due in realtà cura molto di più di quello singolo. Quindi si vede che è una cosa che hanno cambiato nel remake. È una piccionaia. Benvenuti al pannello solare SIP-SIGMA-00555. È richiesta l'identificazione. Attendere. Il custode Howard Phillips vi raggiungerà al più presto. Ah, figata! Perché come nelle miniere vengono utilizzati quando comincia ad esserci la mancanza d'ossigeno, noi giustamente siamo nello spazio. Quindi ci stanno piccioni ovunque, piccioni in realtà, canarini. Perché se c'è sta qualche falla, comincia ad andarsene l'ossigeno, questi cominciano a morire e quindi loro si impanicano. Ma che figata!
Bellissimo. Quindi a breve cominceranno a morire tutti perché abbiamo tolto, anzi, hanno tolto l'ossigeno. Lei? Voglio tornare a casa. Anti afferma di non avere alcuna risposta alla mia richiesta di trasferimento, ma questa era la quinta. Come possono esserci 5 richieste e nessuna risposta? Qualcuno le riceve, qualcuno le legge, mi costa ammetterlo, ma il senso di solitudine qui è molto peggiore di quanto credessi. Sta cominciando a fiaccarmi. L'unica buona notizia è che Anti afferma di aver autorizzato la mia spedizione. Dovrebbe arrivare oggi, più tardi, però non posso credere a quello che mi dice. Li ho chiesti così a lungo, non posso credere che ora abbiano deciso di farmi avere i miei uccellini. Vedremo, manca poco in fondo. Ah no, invece un cazzo. E invece un cazzo, erano gli uccellini di questo. Ma minchia, perché tutto sto piano era il suo? Cioè lui stava qua sopra da solo? Dato quanti avete votato per i Rule 34 di Ali? Cioè in realtà per i Rule 34 in generale. Ma no! Perché lui cresceva le piante qua sopra, la Maria? Dov'è il culo? Eccolo. E un altro? No. C'è qualcosa che mi farei in Dead Space? A parte Nicole? Non credo. Non c'è molta attrazione. Non vado per... per il gore. Lavorava da solo soletto. Veramente sì. Povero Cristo. Povero Cristo. Sus. Ma già Alien tu dici ti immagini una sorta di matriarca femminizzata, un predator femminizzato un po'. Però nel senso, nelle frattaglie che si deformano non so come, cioè la mia immaginazione non può tirarla così così lontana, mettiamola così. Oh, questo è nuovo, pistola. Campo di forza, accelerazione gravitazionale portatile, fuoco primario per un colpo di energia cinetica a corto raggio e ampia area d'effetto. Fuoco secondario, primi spazio per un raggio energetico a lunga gittata, zona d'effetto ristretta. Sì, beh, dai, questa non l'abbiamo provata in originale, andiamo di questa. Lo giocherò Lords of the Fallen, se non mi intriga in privato lo porteremo, sì. Perché per adesso sto cercando di registrarlo per farlo per Benino, però non lo so. Comunque benvenuto Serpent, da quanto? Va bene. Però c'ho tutto sputtanato. Questa è una cosa che mi dà la testa. Perché uno è la sega, due è niente, tre è la pistola, quattro è la pistola impulsi. Va bene. Un nodo che male non fa. Roba cinetica. Ma posso ucciderli? I pennuti più forti di tutto lo spazio. No, Nico, purtroppo credo ci sia... Oggi la connessione fa un po' le bizzeffe. Purtroppo, quindi non siete voi. Cioè ogni tanto si smolecola, quello sì. Ma tranquilli, tranquilli, non vi preoccupate che capisco che la vita... fa brutti scherzi. Io dovrei andare di là. Però perché non mi fa passare? Buonanotte, pasta. Grazie per essere stato con noi, bello. Sì, ma perché non mi fai passare? Accesso al quadro comando principale. Necessaria scansione del DNA. Mi serve il DNA. Ah, qua vedo delle luci, magari... Ah, oddio, no! Signorino? Può essere? Autorizzazione riaccettata. Benvenuto, custode Howard Phillips. Spero abbia dormito bene. Oh! Bonnie, che questa è una cazzo di figata! È una figata, 73 gradi.
Come 73 gradi? Camera mia. Era il custode. Ah, minchia, perché siete che è quello che gestiva tipo il riscaldamento, perché vedo che sono tutte tubature. Pelletta, chi sono? Ah, tocca la tua ruota. Grazie Vittorio, bentornato per il 12° mese. Abbiamo fatto veramente l'anniversario. Guarda un po' chi si vede. Come stai? Bello, grazie veramente per il support. È sempre un piacere averti qua. Gli serve la nota audio. Noi non abbiamo una nota audio di sto stronzo, vero? Perché è fatta apposta. Perché la prima volta mostri il corpo, la seconda ti serve una nota audio. Se la trovassi da qualche parte, magari la posso far partire e basta. Tra l'altro, grazie per il supporto con le pubblicità belle, anche chi ha fatto l'abbonamento. Serve una nota audio di questo tizio. Qua è chiuso. Mi è tornato tutto su, ragazzi. Sì, no, non posso andarci di qua ancora. Magari devo usarlo da qualche parte. Comunque, madonna, pure un'altra persona che c'ha un anno è veramente... Ogni volta i coccoloni. Mi son perso un messaggio audio. Perché non credo basta banalmente portarlo lì, no? No, sono contento, vi state riposando tutti per bene, meno male. Sì. Tu sei vicino ai tre, Fatal, porca Eva. Ma se passo il cadavere? Ah, ma vabbè. Ma vabbè, io pensavo che fossero quelle trappole laser infinite. Ma sti cazzi. Dove sei? Ti rendi utile alla causa anche da morto. Gli torna il codice di diamante. Non so, non so se ci sta quello di diamante o qualcos'altro. Perché ne ho creati tanti. Ciao. Guarda che aveva una Cortana. Maronna che brutta. Scusate. Body shaming. Allora qui ci sta un nodo. No, c'erano delle munizie. Grazie. Allora, sento ancora la musica, quindi qualcun altro c'è. Qua è tutto chiuso perché devo hackerà o fa qualcosa. Devo cambiare i permessi. Vedo dei tubi che vanno laggiù. Immaginavo. Immaginavo. Madonna che figata però gli scontri. Qualcun altro? No. Però figata perché stanno diventando molto vari tra tutte le tipologie di nemici. L'interattività che c'hanno tra di loro. Figo, figo, figo. Dove devo andare? Di là, perché adesso si è aperto tutto. Qua abbiamo tante stasi. Lei ci sta guardando malissimo perché dice sei un intruso. Palese per quello. Fammi leggere. Sto cercando di stare il più lontano possibile dall'interfaccia di Anti. Non voglio più ascoltare. Ah, ok. No, madonna, io infatti non capivo chi cazzo fosse Anti. Anti è lì, ah. Anti non voleva fargli avere più interazioni con le persone. Ecco perché ci sta guardando in sto cazzo di modo ambiguo.
Non voglio più ascoltare le sue scuse sulle mie richieste di trasferimento. Ogni volta che le chiedo qualcosa ottengo una marea di stronzate computerizzate. 23 richieste, ormai ne ho inviate in numero spropositato, eppure nessuno risponde. So che mi sta mentendo, so che non le ha mai inviate. Però ho dato una bella lezione ad Anti. All'ora di pranzo ho fatto uscire tutti i miei uccellini dalle gabbie. Com'era bello, volavano tutti in giro, liberi e felici. Come vorrei essere come loro. Anti era come impazzita, citava regolamenti e a non finire, parlava di profili anomali. A me non importava, ho ballato con gli uccellini tutto il giorno. Li amo, voglio tornare a casa. Gli è matta, sì. Piano piano te lo stai facendo tutto, Vittorio. Anche perché quei giochi sono bellissimi anche da rigiocare, perché è letteralmente completismo. Qua mi dai della stasi. È schizzata male. Però perché magari non la voleva, cioè non voleva lasciarlo andare, se lo voleva tenere tutto per sé o qualcos'altro che non ho capito. No, tu mi dici di andare di qua, sì. Però aspetta, perché ho visto che il corpo non esplodeva sempre del tutto. Dov'è? Signore, mi serve comunque questo? No. Io ci ho provato. Ah no, minchia, c'era il pannello da Ghera, sono rincoglionito. Tanto guarda, te la mettono proprio lì che ti guarda. Che figa come cosa. Questa. Attenzione, custode Howard Phillips. Uso non autorizzato dell'ascensore di accesso rilevato. Risponda. Firewall disattivato. Ma mi sa che si sta per incazzare davvero. Si sta per incazzare davvero. Vabbè, te ne è sbattuto niente dei colpi, In realtà Stasi serve per questi. Ah, perché voi siete corazzati. Grazie per il medic. Qui comunque il fatto che se c'hai meno di tot vita li droppano molto più easy. Porco puttano. Aspetta, 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 aspetta. Grazie. Io di puttana. Andiamo avanti. Paletto, che male non fa. Certo, la vita comunque mi sembra abbastanza, Cioè, non sento per adesso la necessità di potenziarla ancora. Magari andiamo un po' sul rig. Ma no. Andiamo sulla pistola a campo. Oh! Yamma B! Mina. Bubussette ti ha fatto sì, passando come Schumacher però. Si sale e si scende. Sembra come la vita è un biscotto. Ma se piove si scioglie. Voglio usare infatti la pistola dei Maranza. Voglio vedere cosa gli fa. Ma quindi lì io mi devo spaventare sul Telegram adesso che entro. È pieno di rule 34 di Alien. Ok. Anche se dovessi sopravvivere abbastanza da ripristinare l'energia, non avresti via di scampo. Se le vie di accesso uscita dal settore governativo, monitorate, arrendi. Allora, da qua esce qualcuno. Sicuro. Dio, ma ho capito, ma manca sta fa così. C'è Alien Dark Dash, come cacchio si dice. In realtà volevo provare per Halloween quello, come si chiama, Alien Isolation, per fare proprio una one shot. Perché in realtà c'era un gioco di Alien che mi intrigava un botto un tempo, che era quello dove potevi fare la campagna sia da Predator che da Alien e da Marine.
Quello mi ha sempre intrigato un botto sulla carta. Poi non so com'è nell'effettivo. Porco puttana. Vabbè che è potenziata al minimo. Questa sarà più per le orde. Figura. È una me? Ah, peccato. Perché mi intrigava sta cosa che ti facevano vedere i vari punti di vista che si intrecciavano. Ah, incontro Predator. Beh sì, li mando ora. Preparatevi ragazzi, chiudete gli occhi. I bambini, per favore. Salvate i bambini. Mi serve... Dov'era il comodino? Portiamoci questo. Dove cazzo è finito? Mi si sono ciulati il comodino. Hai capito la bastarda che cazzo sta a fa? Ci ha tolto l'ossigeno. Brutta vacca! Però perché? Perché è controllata dalla CEC, magari? Cioè, dalla CEC, dal governo. Dov'è questo? Questo... ma magari si è impazzita chissà per quale motivo, Kyle. A me intrigava l'alien postino perché ti facevano vedere fin da piccolo, poi come scappavi, sembrava fighissimo. Poi appunto immagino chissà che bordello perché sono tre stili di gioco completamente differenti. Ah, sono con spoiler, brava, c'è la roba per fare questo, Lilith, per fare con spoiler. Figata, chissà se c'è anche quello per il not safe for work, per limitare magari, no? Non la sapevo sta roba. Visitatore non autorizzato. Zona mainframe. Zona. Parla il direttore Tideman. Disattiva immediatamente tutte le funzioni del pannello solare. Sistema. Sistema completato. Piacente, Clark. So cosa stai cercando di fare. E non posso permettertelo. La posta in gioco è troppo alta. Cioè, scusate. Ma quindi voi volete farmi capire che dedutta la stazione Titan, il generatore dell'energia, sistema pannello solare gigante, tutta la mega batteria che gestiva l'elettricità e le energie varie a Titan erano gestite da una persona sola? Cioè... Cioè, ma mettetecene almeno 3, 4, fate un gruppetto, Dio Cristo, così stanno insieme. E questo Isaac, se gli gira male, veramente ti hackerà anche il culo con una matita. John Wick degli hacker. Zona mainframe. È zona mainframe, guarda come te la faccio la zona mainframe. Renderizzare. Ah, ok, ti cambia il buco dove esci. Aveva ChatGPT. Almeno aveva gli uccellini, sì. Io che cosa c'ho qui? Maron. Però, Dio Cristo. Non c'è il limite di età su Telegram. Peccato. Però, vabbè, già lo spoiler fa qualcosa. Quindi, questo è per andarsene di qua e poi per andarsene di là. Vabbè. Cioè, magari non c'è... Madonna, Isaac, stai morendo di cancro. Stai veramente morendo di cancro. Questo è tutto nucleare. La scena di Metal Gear. Che arma abbiamo? Questa. Poi, madonna, sono tutto scomodo. Sono tutto scomodo. Questo come si fa? L'accesso non autorizzato.
appoggiato al mainframe dell'elaboratore costituisce una violazione del codice. Rimettere tutti i pannelli nella posizione originale e allontanarsi dal quadro fusibili. Madonna, per un attimo pensavo fosse un Hunter. Tu sei scemo. Non ho capito io che cosa devo fare qua. Cioè, c'ho quattro fregnetti. Devo semplicemente metterli qua? Però ho delle figurine. Cioè, se è veramente... No, quello è quello sbagliato. Dai. Ma... No? Ma... Buonasera Zack, come stai? Bello, benvenuto. Ma scusa, ma in base a che dovrebbero andare sti cosi? Ah, cioè, trial and error. In base all'immaginazione, sono quei test del QI che ti mettono le figurine a cazzo e ti dicono cosa vedi qua in mezzo. Figurine a cazzo? Cosa ci devo vedere io? Cioè, ti mettono varie linee di varie lunghezze. Stai tanto forte? Vuoi portare un po' di... come si chiama? Di gloria dell'impero. Ho trovato la bambolina Peng. Ah, cioè questa è una letterale stanza del loot. È una stanza segreta. Sì, c'aveva soldi. C'aveva soldi a sbrega. Non fioi. Mi raccomando. Gira di nuovo sto coso. Vabbè, potevate pure inventarlo un sistema un po' più semplice. Comunque faccia queste zone del cazzo. Perché è un personaggio presente in tutti e tre i giochi. Ma sapete che forse mi sa che l'ho trovato anche in remake, un collezionabile del genere. Però no, forse era Ping. No, mi sa che era sempre Peng, perché c'era quel gioco strano che si chiamava Peng nel mondo loro. Ecco qua. Ecco qua. La succube si mette all'opera nel canale Telegram. Per chi fosse interessato dei Route 34 di Alien, il nostro gruppo Telegram è pieno, quanto pare. Anzi, per adesso ce ne stanno solo due. Pipipi. Inviate i primi due fedeli già corrotti. Le. Infatti ho letto malissimo in realtà il messaggio, come al solito. Vabbè, tanto mo ne spawna un altro dietro al culo e fa buuuu. Oh! Minchia, la pistola maranza su questi è forte. Ellie, devo disattivare il mainframe. Sono nel nucleo. Ma posso spararceli anche? Configurare i fusibili in base al diagramma. Riattiverà la postazione di comando. Io usavo il modulo cinetico sui fusibili. Stai dicendo che l'hai già fatto prima? È strano, ma sì. Un giorno me lo spiegherai, ma non ora. Modulo cinetico, fusibili, il diagramma ci sono, grazie. Ah, ma che cazzo è? Ma scusate, ma c'avete i QR code per terra? Ma che... Visitatore non autorizzato. Ma che cazzo... Ma cosa cazzo vuol dire? Ma nel senso... Ma mettetelo direttamente sulla... Cioè, sulla piastrina, perché metterlo per terra? Va bene. È una bomba nucleare. Ok. Vabbè, adesso aprimi queste, per favore. C'era a quanto pare anche nell'altro, sì. Vabbè, queste sono proprio gli enigmi molto Resident Evil e basta, eh. Per carità, lo accetto, è come i trappoli dentro al castello, a cazzo.
Che sono quelle robe che ci devono stare perché sì. Allora, ho pochi proiettili per la pistola al plasma. Questa è una cosa che mi preoccupa. Quindi utilizziamo un po' più di sega. Eh sì. Ragazzi. Ah, no, è vero, devo accendere probabilmente sto coso. Visitatore non autorizzato. Zona mainframe. No, dai. No, ma veramente questo è minutaggio salvato, ragazzi. Perché adesso devo andare a riaccendere anche il pannello all'altra parte. Ma no. Scusa, mi dici di andare dritto. Io là già ci sono stato. C'è qualcosa che posso fare qua? No. Posso sparare per aprire con questo. Perché là vedo la roba. Però, boh. Visitatore non autorizzato. Sì, faccia silenzio lei che sto cercando di capire che cazzo devo fare. Vedevo dell'azzurro. Ma perché adesso devo... Ah, aspetta, no, quelli sono verdi e quelli sono azzurri. Perché quelli sono azzurri adesso? Cioè, perché prima dovevo fare quello di destra per aprirlo. Adesso da sinistra c'è sta qualcos'altro? E puoi curare il mondo. Dai, rule 34isti. E che cazzo? Mettete, toglietevi! Sì, però mi diceva che erano giusti prima. O forse perché semplicemente si accendevano. Adesso è... Adesso ho qualcuno che mi fa la sorpresa lì, però. Preparatevi. Ci sarà un jumpscare per fare una cheat. Voi avrete paura. Io no. Quindi mi stai a dire che non ci devo sparare? Stiamo iniettando il virus in Vicky a breve. Attiva, 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 attiva. Vabbè, devo romperle. Credo. Spero. Questi con l'armatura sotto. È partito il rap. La stazione è passata alla configurazione di controllo manuale. Contromisura. Va bene. È passata la versione manuale. Quindi adesso ci stava il tizio con la dinamo. Con le mani tutto il giorno. Per mettere l'elettricità nella stazione. Alla capsula di comando del pannello solare. Solare, solare. Solo tecnici autorizzati. Vabbè. Porco di gr... Ellie, sono diretto agli specchi. Devo riallinearli manualmente. Come sta, Stross? Guarda tu stesso.
Dio, po' che, no, che cazzo di... di ginocchiata. Ah, ci siamo di nuovo, perché ho visto che si è bloccata la live per un attimo. Sta ritirando una pigliata. Comunque sì, è sicuramente perché dovete sapere che il mio server... Ah, Dio madonna che ginocchiata. Il mio server è su a Milano, quindi se vedete che a Milano in questi giorni sta facendo il caos, ragazzi. Il server di Aero, aspettiamo un attimo che si calma. Dio madonna. Minchia, sta tira forte a sto giro, eh. A sto giro la sta tirando molto molto forte. Questo è il bello dell'autunno. Questo è il periodo per streamare. Si pausa lag, perdonatemi ragazzi. Dovremmo esserci di nuovo. Questo è il periodo che più odio quando dobbiamo streamare. L'autunno. In realtà l'autunno è la mia stagione preferita. Perché piovicica, stai a casa. Peccato che in un paese normale piove, tira il vento. Hai la 100 mega, va a 80. In Italia piove, tira vento. Pigne che cadono, alluvioni dentro i tombini. Dovremmo essere tornati. Sì, F5 tattico per chi magari vuole scrivere in chat e si vuole sincronizzare per me alla live. Bentornati, ragazzuoli. Con una rotula in meno, con un infarto extra. Era da un po' comunque che il live non lagghicchiava così tanto, eh. Era veramente da un po'. Tu mortacci, tu a che infarto mi hai fatto via. Ci stanno di nuovo le frattaglie. Ma che tanto questo che cazzo è? Credo sia tipo un braccio, una roba del genere. Adesso sto col panico che rilaga, ragazzi. Sto sempre con l'occhio lì puntato. Un giorno, guarda, me lo recupererò proprio qua live con voi. Un sacco di roba di Warhammer, non vedo l'ora. Sì. Ma più che altro perché hanno aggiunto questa cosa proprio delle orde, Kyle. Che sembra una cazzata. Che sembra una cazzata, ma in realtà non lo è. Non lo è per niente una cazzata. Dov'era l'ultimo culo? Là. Ok. Vabbè, ho capito. Puoi tenere le luci anche accese in tutto sto cazzo di posto. Siamo letteralmente nella centrale nucleare del sistema. Dio Cristo, del pianeta, là, della colonia. C'hanno veramente le luci. Sotto c'è una mattanza da fare, ragazzi. L'ho missato. Ora no. Che cazzo è stato? Che cosa fai? Drop. Drop. Al volo. Come un tordo. Prendete fuoco, piccoli stronzi, eh. Prendete fuoco. Qua è chiuso, io devo andare proprio qua dentro. E allora andiamo prima di qua. Oh, qua si entra con un nodo energetico, vai.
No, ma in realtà hanno ampliato leggermente proprio il sistema dei necromorfi. Cioè, perché questi non è che l'hanno resi a cazzo più veloci, sono estremamente più veloci. Ma perché col fatto che hanno ste braccione molto grandi, tu facilmente gliele acchiappi e loro rallentano tantissimo. Cioè, hanno reso le menomazioni molto presenti anche nel come si muovono. Figo. Figo, figo, figo. A fare waifu su Soul Calibur. Bravo. Prima o poi tornerà di nuovo il periodo picchiatura anche qua in live. Magari con qualcosa tipo Mortal Kombat e compagnia. Tempo al tempo si porterà di tutto, come ho sempre detto, ragazzi. Allora, mi odiano. Tutti mi odiano, lo vedo. Benissimo, adesso sono dappertutto, nascosti. Mi osservano anche Anti. Sta solo aspettando che il vecchio Howard Phillips perda finalmente la testa, come ha fatto quando ha lasciato scappare gli uccelli, violando i codici e tutti i regolamenti. Gli farò vedere in quanto sono pazzo. Gli farò vedere quanto sono pazzo. Gli mostrerò cosa serve per uscire da qua. Dovranno venire qui a pulire tutto questo sangue. E poi quali regole imporranno. Violerò anche quelle. Ora vado a stendermi. Non mi sento tanto bene. Ah, ok, non è che... E che era il marchio che stava cominciando a entrargli in circolo e probabilmente poi si è ammazzato. Perché il fatto è che il marchio poi a un certo punto, come fa anche per Isaac, ti spinge al suicidio per diventare uno, no? Quella roba lì. Quindi si vede che si è ammazzato. Ci facciamo i tornei? Sicuramente, quella era una roba che volevo fare prima o poi. Tanto alla nostra, Lilith. È perché è disponibile solo su Epic, Kyle. È per quello. Non c'è da nessuna parte se non su Epic. Va bene. Salviamo, ma sì. Intanto sono ancora le 11.40. Ma lo sapete che forse la prossima live potrebbe... Quanto stiamo noi? Capitolo 7. Quanti saranno? 12? 15? No, prossima live un cavolo. Mi sa invece... Che ti serve per Telegram. Ma io non sono così suscettibile, ragazzi. Ho visto cose, vedo ogni giorno cose che... La gente mi mi guarderebbe molto di malocchio. Tremendamente di malocchio. Sono 15 e allora vabbè, stiamo andando nel nucleo. Aprire? Yes. Come chiedi? Come fai a tenere tutto dentro? Il tuo viso non tradisce mai emozioni. Nessuno conoscerà mai i tuoi sensi di colpa, dei pensieri oscuri che nascondi. Bello però come l'hanno rifatta, Nicole. Buonasera, Emlock. Come stai? Bello, benvenuto. Sì, ci sta un po' di entailli. Ah, cioè lui gestiva tutto da qua. Ma che figata sta roba. Nicola Stalker mentale. Quello è un po' uno delle pecche di Code Vein, purtroppo, Vittorio. Vabbè, qua allineiamo tutto. Più che altro non le spammare le lite, perché se c'è qualcuno di suscettibile alla fine. Vabbè, dovrò fare da qua, no? No? Ah, no, perché giustamente devo andargli a fare a mano. Accesso a gravità zero. Ma che cazzo stai dicendo? Ellie, sembra che due degli specchi non siano allineati. Come sta? L'iperventilazione è cessata, ma non so quanto ancora riuscirà a resistere. Sapevo che mi avrebbe solo rallentato. Se Stross muore, con lui se ne andranno anche le mie possibilità di distruggere il marchio. Tienilo in vita e raggiungi quel pannello. Ma fighissimo. Quando magari ci sarà un po' più di tempo libero, sicuramente, Zack.
qualcosa anche magari una volta a settimana per stare pure tutti insieme, compagnia. Magari un Final Fantasy 14 o altro che magari uscirà. Quello che ci stanno le cose, tipo, attenzione. Ah no, ok, ti dice che questo è il ponte. Ma vedi, Dio! Dio! Bambin Gesù! Nel 2 ci sta sta cazzo di roba che avevo detto, mettere dei cartelli, delle segnaletiche che facessero capire dove cazzo si atterra. Nel primo no! Nel remake del primo no! Ma... Cristo! Come sono pieno? Come faccio ad essere pieno? Sono pieno, sì. Cazzarola. Vabbè, ricordatevi, qui ci sono le seghe, ragazzi, Anche New World, che ci ho giocato pochissimo per fatti miei, assolutamente. Anzi, New World mi ispirava un botto. Lì. Va bene, esploriamo qua in giro. Dobbiamo allineare... Allora, immagino che quello schifo lì vada eliminato. Sì, ma questa è tutta roba... Anche sul canale Telegram ci sono le seghe. Ecco qua. Vabbè, andiamo a eliminare prima quel tumore lì, perché deduco che sia quello che lo fa andare a fanculo. L'hanno migliorato tantissimo? Buono. Io non ci gioco, penso, da un annetto. Oh! Mi ha attaccato un pisello, che era? No, letteralmente, sì, l'ha cacciato quella roba lì. Bellino. Queste sono delle cose da tirargli. Oh. Bentornato, Giumino. Ma è morto o... Sì, credo di sì. Soldi. Ok, devo riallinearlo in qualche modo. Dove è andato l'oggetto? Ma basta semplicemente che vado sopra? Perché dovrebbe... Madonna. Posso... Cioè, devo andare da questa seggiola? Ah, perché nello schermo... Ok. Figata. Minchia belle ste interazioni, oh. Ok, Ellie, uno è andato. Come vanno le cose lì da te? Stiamo cercando di ritirare le coperture. Prof, cerca di darmi una mano. È del male, non sono abbastanza forte. Prometto che ti proteggerò, ma ora datti una mossa e vieni ad aiutarmi. Belle ste robe. Belle, belle, belle. C'è qualcosa che copre il collettore. Oh mio Dio. Ce ne sono centinaia, migliaia. Ecco qua, è la waifu, sta già per rimorire. Mio Dio, vengono da questa parte. Corri, Strauss, corri. Ellie, rispondi. Ellie, merda. Sono morti. Secchi, secchi, secchi. Tre vertebre, track. E un attimo ci è voluto. Dobbiamo andare di là. Minchia qua quanti materiali, se sapete. Avessi un inventario abbastanza capiente. Pipiripi, pipiri. Una botta d'ossigeno, ma la rifaccio. Queste sono delle munizioni, non le posso prendere. Non te ne andare via, fermo. Perfetto. Bella come worka, però, effettivamente. La gravità zero. Quelli sono soldi? No, sono lame al plasma. Ho scacciato dei soldi nello spazio. Può essere. Vabbè, pure qua tanto devo andare su.
Madonna, sto spostando un satellite davvero. Dai. Isaac, hai appena perso gli occhi. Ellie, tutto bene? Non dire. Appena entrati in quel groviglio, il raggio si è attivato. Lei non ti... Isaac, quelle cose sono ancora dirette alla stazione di transito. Distruggono ogni cosa che incontrano. Merda, ci taglieranno fuori. Voglio la stazione, io arrivo appena posso. Ok, devo tornare indietro. Ma se io vado diritto là in mezzo, che succede? Implodo? Probabilmente sì. Allora, mi devo ricordare dov'è la zona per tornare dentro. Dov'è? È sopra. No, non è sopra. È di là. Ok, è sotto il pisello. È qua? No, è tipo... Come cazzo devo guardarla sta roba? Wow, Madonna, mi sta venendo a sbrattà. Ok. Minchia, ve lo giuro. Mi sta venendo un conato. Chiuditi, per favore. Uscita da gravità zero. Ellie, entra. Isaac, dobbiamo arrivare al settore governativo prima che ci taglino fuori. Non farai mai in tempo ad arrivare ci qui. Ci sarò. Vabbè, tanto grazie per il support con pubblicità, anche che ha fatto l'abbonamento, belli. Sistemi iniettori d'emergenza. Che c'è un compito, Giumino, in bocca al lupo, bello. Mica perché giustamente sta roba sta salendo e scendendo tanto, credo. No, ah, minchia, non me ne ero accorto, sono un cretino. Sì, Isaac, tu sei una persona normale, eh? Sì, sì, sei sano. Sano come un pesce noto. Dove sto andando? Non ho visto un buco. C'era un buco in quella merda, era tutto giallo uguale. Ah, ok. Ah, che quando ti prendono a sberloni dentro la testa, mi sa, vero? C'era un buco da qualche altra parte. GG comunque, vittoria. Io ho visto un muro giallo di merda. Ma poi che cazzo di modo di tornare è? Che cazzo di modo di tornare è? Isaac. E questo è questo. E ok. Poi a sinistra. Ma dove cazzo devo andare, ragazzi? Ah, questo! Minchia, chi l'aveva visto? Qua ci vorrebbe un'altra volta la musica del meme. Pipiripi, pipipi. Atterraggio da supereroe, attenzione, atterraggio da supereroe! Per fare una shit! Sì, sì, ovvio, Isaac, tu scendi veramente a strapiombo con i razzi in culo da un figa di satellite, tu poi fai... Ah, mi sa che mi sono fatto male alla spalla, per Dio. Ma che cazzo stai a dire? Ma che cosa ho appena visto? Ma ho capito, ma è Iron Man. E io sono pieno di tutto. Mi stanno dando le munizioni anche veramente dal culo, mi stanno uscendo. Togli sta stasi. Non usarla, toglila, toglila. Questo si potrà vendere, deduco. Togli pure un po' di seghe che fanno male, troppe. Ma è pure questo.
Cioè, sì, il problema è quando te ne fanno in 24. Sì, che più o meno è una gang che ti viene a picchiare. Energia al plasma. Guarda, però è bello che non vanno perdute nell'etere. Rimangono per terra, giustamente. Non mi servono altre seghe. Ah, ma c'è il negozio. Okay. Aspettate, fatemi vendere anche la voglia di vivere. Allora, 10.000? 10.000? 3.000? Altri 10.000? Madonna, abbiamo sbancato, Dio Cristo. Campo di forza io immagino siano per accelerazione... No, questa è pistola campo di forza. Energia al plasma. Sì, penso sia per quella. Anche se io continuo a dirlo, Via. Non ci serve. Oh! Eccola, è tornata la mia piccolina! C'è l'armatura nuova. Ma scusate, ma non ci stanno potenziamenti per l'armatura? No. No, per carità, è bellissima, Zack, perché per lui, cioè, non è che si mette a fare tutto l'ascensore, ma si lancia perché deve fare in fretta. Matto in culo. No, non ci sta ancora nessun power up per l'armatura. Peccato. Peccato. Ci appala tutto. Bentornato Star. E questa sedia di merda. Vai. Non andate su Telegram. No, no, andate, andate. Andate e risvegliatevi. Campo di forza, questo si può vendere. Giusto. Queste 4.000, ma vaffanculo, ma tietele pure. 30.000 me li tengo. Andate su Telegram e non aprite le immagini. Però bellissima la cosa del come danno energia a tutta sta roba, perché prendono veramente a una distanza così vicina con dei giganteschi pannelli fotovoltaici, giustamente, e la luce del sole per fare della roba. Bellissimo. Allora, ricarichiamo anche il culetto. Questa l'hanno resa più piccola, comunque l'hanno un po' più bilanciate. Ah, minchia, tutto sto puttanaio per tornare qua. Quindi questa sta 1, 3 e 4. Isaac, da questa parte, il vagone di qua. Sei impazzito? Boni, boni. Oh! Isaac, proverò ad aprire la porta CC al tuo livello. Questo è vero che è alto, me lo dimentico sempre. Ah, ma tu eri vivo. Ora non più. Ancora niente, tocca sopravvivere. Basta Corby, prego, mi dispiace, ma mi sa che in Dead Space è leggermente presente. Ah, questo ti rallenta. Questo ti rallenta. E buoni. Sentila come agra. Oi. Ecco, aperta. Aspetta che sono rallentato. Oh, 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 oh. Dammi un attimo! Che devo lottare prima, è quella?
È quella, è quella, è quella, è quella. Vaffanculo. Oh! Minchia, lì è un farming. Tra un po', vado che è mezzanotte, ti vai a festeggiare, mi raccomando. D'altro auguri, bello. È mezzanotte, auguri a Giumino. Buon compleanno. Ci ho fatto caso adesso. Oh! Dio Cristo. Igor c'è anche su Telegram. Ce l'avete fatta? Merda, Isaac. Merda. Calmati. Va tutto bene. Non va bene. Stamattina qui eravamo una squadra di 30 persone. Ci hanno sopraffatto. I miei uomini si sono trasformati. Ho dovuto letteralmente farli a pezzi per riuscire a scappare. Sono sicura che in giro ci sono ancora braccia e gambe. Ellie, lo so. Mi dispiace. Eccomi di nuovo. È tutt'oggi che cammino in un fottuto cerchio. Vedrai che ce la caveremo. Ora pensiamo a come incontrarci. Bene. C'è una stazione di transito nell'installazione. Ecco le coordinate. È un po' in ritardo anche auguri al nostro caro Vittorio, bello. Vabbè, almeno guardate. Già mi immaginavo lei che faceva la prima donna e compagnia. Ok, gli hanno dato un minimo di... Cioè, non gli hanno dato quelle due o tre frasi del cazzo, fortunatamente. Tu non sai che cazzo è successo, non sai niente. Meno male. Perché giustamente se tu vai a dire una roba del genere ad Isaac, che è tipo l'unico sopravvissuto, uno dei pochi sopravvissuti dell'Ishimura, Isaac te guarda, gli sbuca dietro Nicole e ti accoltella. Isaac trapanna, a breve sì, se non viene trapannata dai necromorfi. Fortunatamente è una donna con un cervello in un videogame. Capitolo 8. Meno male. E come la fanno? Ti prego no, Kyle. Ah! Nicole? No, oggi non mi ha parlato, come mai? Hai trovato un audiolog? Tutte le squadre, qui parla xenogeologo del primo turno di Langford. C'è qualcosa in installazione. Abbiamo perso tre persone del nostro gruppo e non riusciamo a contattare la squadra del quarto turno. Ecco il trasporto. Tenetevi pronti nel caso ce ne siano altri. Stiamo interrompendo il turno e torniamo di sopra. L'ordine si estende a tutti. Di pelissia, no? Di marchio. E lì donna cazzutissima. Infatti mi intriga proprio per quello. Spero che non muoia come una stronza, perché Isaac non può essere felice, ormai l'abbiamo capito. Ma quante cazzo di seghe devo avere? Niente. Ma non volete dare un upgrade per questa armatura di merda? Che ci devo fare? Altro nodo. Quelle specie di piastre nel negozio. Dici questa, è vero? Mi sa sulle munizioni del multiraggio. Alla prossima, Giumino. Grazie per essere stato con noi, bello. Ancora auguri. Personaggio bello, non è la principessa in pericolo. Se non erro, si sono ispirati alla protagonista di Aria. Infatti, stavo dicendo, mi ricordava molto Ripley. Ma niente cazzi, per adesso non ancora. Cioè, questo che assomiglia un po', se ti interessa, Capons. Però, sì, meno male. Meno male. Cioè mi sta intrigando. Ha parlato quattro volte. Giuste. Non è stata scemota del tipo me fido perché sì, visto che sto su una nave piena di matti e cazzapippoli. Bravi. Bueno. Bueno due. Ma mi sa che prendere i nodi ci cura un po'. Ho visto una cosa sul rig. Che è? Chi è che gli è scappato la mano sul violino? Cos'era?
Ah, l'hanno cambiata qua. Ma no. Ma che cazzo è sta merda? Ah no, in realtà c'ha un fuoco aggiuntivo. Che figo. Ha un fuoco aggiuntivo perché può sia caricarlo, ma può fare anche un impulso per terra per staggerare. Va bene. Qua ci vuole per fare. Ecco perché mi avevano dato un nodo. Cioè, a sto punto, però, se mi dai il nodo così a gratis, non... cioè, fammeli aprire e basta. Salve, tu sei vivo? Non si sa mai. Me l'hanno anche ridato. Roba da vendere. Un altro nodo. Schema. Tuta vintage. What? Ma non è che devo trovarli? Non è che i potenziamenti per l'armatura devo trovarli come schema? Ora, l'acqua sono i sondaggi. Beh, futa Carla con futa Shadowheart. Lilith, stai calma. Qualcuno faccia partire sto sondaggio. Ma è una merda. Sì, io sono bipolare, Zack. Ci metto un attimo. Ah! Pipipi. Non te lo fa fare da mobile. Aspetta, allora tra un attimo lo faccio io in caso. Fammi andare a vendere, però. Perché la tuta vintage qual è? A voi la scelta. Invece è già stato fatto. Allora, 10.000. Energia al plasma. Togliamo un altro po' di seghe. Futa dove? Nel pole. Capos. No, ho sbagliato. Ah, è vero. Dovete mettere anche la terza. Nessuna. Ci stava. Tuta vintage. $40,000. Fornisce utilizzazione di funzionalità particolari. Sconto nel negozio. Cioè, l'acquisto garantisce un minimo di 20 slot all'inventario e il 15% di corazze. Righe mantiene il potenziamento massimo di corazze inventario. Ce l'abbiamo. Mi dà lo sconto in futuro. La chat si sta risvegliando stasera. Sto notando. Bene così. Ah, non ti preoccupare, devi. Tutto nella norma. Vabbè, ma sarà quella dell'originale. Ok. Con l'elmo molto meglio. Con l'elmo molto molto meglio. Madonna, sembriamo un palumbaro. Siamo subito su Bioshock, ragazzi. È un attimo. È tipo da tankerone. Ah, ecco perché c'era scritto vintage. Effettivamente. Pipidi. Salve, nessuno mi salti addosso. Por favor. Ho capito. Nah. Vabbè. Andati. Bioshock in terza persona, che l'ho visto in realtà con una mod, è uno schifo. È uno schifo, ragazzi. Perché il personaggio è tutto deforme. A parte che non ha neanche un corpo, tra un po'. No, audiolog. Sorenson, mi dicevi? Sono Caleb, primo turno. Voi ragazzi fareste meglio a seguirci. Lasceremo una scia di mostri striscianti dietro di noi. Caleb, forza! Ce ne sono altri in arrivo! Riesco a vederli! Forza, muoversi! Via, via, via! Calcola, Cavons, che le clip di Instagram e compagnia sono il best of del best of.
per renderle più accessibili. Ah, ok, perché la merda si è infilata qua dentro. Va bene, allora esploro. Anche se in realtà si sta facendo una certa, quindi andiamo giusto un passo avanti per esplorare e poi torniamo al save. Puta Carla. Bravi guasconi. Troppo buio. Ok, grazie. Di qua non ci si può andare, andiamo di qua. Sembra essere tornati sull'Ishimura. Lavorazione del combustibile. Worka quella roba? Avete visto? Non la pacceranno, credo, mai. La porta è bloccata. Deve essere l'ultima barricata per chi è rimasto qua giù. Riesci ad aprire la porta? No, i circuiti sono saltati. Hanno fuso il pannello per chiudere fuori quelle cose. Deve esserci un'altra entrata. L'unica cosa è l'impianto di lavorazione, ma non è adatto per le persone. Forse posso disattivarlo da qui. D'accordo, fallo. Disattivazione autorizzata. Alcuni sistemi potrebbero... Le fasi. Vuole che io segua le fasi. Tieni duro, Stross. Presto sarò lì. Ma sapete che vi dico? Onde evitare che ce lo lasciamo, ci abbandoniamo qua, ci mettiamo un po' a chiacchierare adesso. Perché non so, perché abbiamo ancora una decina di minuti, ma non so quanto si va avanti. Fammi soltanto mettere e pucciare il ditino. Perché qua si sta per attivare tutto. Buonanotte, Star. Grazie per essere stato con noi, bello, dormi bene. Mina a detonazione. Madonna, che bello come posto. No, no, basta però ci. Perché anche la volta scorsa con Baldur's Gate, che poi ci siamo andati a infilare là sotto e cazzi e mazzi, non voglio più farlo. Perché non vorrei che magari uno per starsi a fare gli ultimi 10 minuti se lo rascia, si fa le cosette, rischia magari di perdersi qualcosa. E tra l'altro c'era la sezione tutorial, non l'ho mai vista, quindi andiamocene di qua. Per chi sta andando, grazie per essere stati con noi, anche i lurker belli. Adesso ci facciamo i soliti 10 minuti di chiacchiera e poi stacchiamo. Tanto sta tirando anche delle spaicate, quindi sarà un bel fine di live a quanto pare. Però meno male che si chiacchiera e basta. Più avanti ci saranno un sacco di sorprese. Anche perché adesso siamo... Minchia, comunque il capitolo 7 è durato tanto, ma penso che sia durato tanto perché era pieno di tipo enigmi, infilarsi nei condotti e cazzi mazzi vari. Madonna, tanto guarda, mi sto smolecolando piano piano. Ma non vedo l'ora di continuarlo. Penso che altre due live... Vai, tirato tre. E lo finiamo e poi si va di Bioshock Infinite. Però figo. Cioè mi sta piacendo veramente veramente molto di più rispetto al remake. Lasciamo perdere anche sotto il punto di vista tecnico, perché ve lo ricordate il remake che ogni mezzo metro crashava e cazzi e mazzi vari, credo sia anche per quello che sta durando di meno, perché magari non mi devo rifare 40 minuti di game. Però comunque, ripeto, quando magari si farà un po' così, non dico che stacchiamo un po' prima, perché tanto poi ci mettiamo a chiacchierare tra di noi, seppure fosse, no? Però meglio fare così, perché effettivamente non mi è piaciuto per niente la cosa che ho fatto su Baldur's Gate, perché ho rushato nelle zone, per chi magari non si vuole fare gli spoiler non parlo, però quel pezzetto dove siamo stati per fare gli ultimi 20 minuti un po' l'ho fatto veramente corricchiando e compagnia, no. Meglio goderselo per bene, scialli scialli. Comunque piano a citare le categorie degli hentai, se no parto un casino. Ah, bannano anche per quello, Capons? Cioè, non si possono dire guro e tutte quelle robe lì, cioè, non troppo? Telegram e l'invasione, io ho paura più tardi.
Adesso vado su Telegram. Ci sono rimaste 6 persone. Lilith, Kyle. Anzi, no, Kyle mi sa che non ci stai tu su Telegram. Lilith, Fatal, Capons, Hemlock, basta. Non è per Twitch. Ah, dici giustamente per le persone. Sì, no, ma infatti, come al solito, un po' mi rifaccio anche a voi, ragazzuoli. Ovviamente, quando si sta nel chill e si scherza, ok, però non esagerate. Bentornato, Victor. Come stai, bello? Knowledge. Cosa? Cosa ho fatto? Non andare. No, no, ma guarda, non lo apro anche perché sennò si vede nel riflesso dei miei occhiali. Veniamo istambannati brutalmente. E quindi rimaniamo qua. To the moon. Bididi. Siete pronti che mercoledì abbiamo la prima one shot riscattata da voi, belli, eh? Sicuramente, allora ve lo dico, su Witchfire non si farà la serie, ma non tanto perché magari non mi piace o compagnia, ma perché è in accesso anticipato e perché è un roguelike, quindi non so se ha una storia. Ci sono anch'io su Telegram, siamo invece di 4-5. Ho visto robe su Telegram, ecco qua appunto. Io più tardi ho paura. Io ho il terrore adesso. In realtà, cioè, mi aspetto qualche cosa tra Alien e compagnie. Però è peccato che su Telegram non c'è una sorta di filtro not safe for work. Perché se c'è quella per lo spoiler, potevano metterla anche quella lì. La storia è fatta e fare tutto stealth, ovvero uccidere tutti. No, ma in realtà un po' l'ho spippolato. Ho visto qualche cosa anche dal trailer, ma a un certo punto diventa un puttanaio. E io credo che sia proprio uno di quei cosi con le orde. Ma leggi anche manga? Sì. C'ho lì un fottiglio. Cioè, tipo, di recente ho comprato tutti i manga, i manual disponibili solo leveling. C'ho One Piece non completo. C'ho Bleach. C'ho tutto Helsing. Bellissimo Helsing. Devo evitare le 200 persone. Di che cosa? Perdonami, ma di Telegram o qualcos'altro che non ho capito io? Ah, e fai i canali più 18, ok. Ma scusa. Vabbè, cioè, tu per fare tutta quella roba lì devi avere 200 persone e poi puoi fare i canali, cazzi mazzi vari. Vabbè. Perché non fin dall'inizio, ma... Vabbè che poi hanno aggiunto anche Telegram Premium e tutte quelle robe lì. Ma fatemi vedere, magari possiamo fare un raidino, visto che oggi stiamo un po' più scialli. Così vi do un po' di punti canale per fare tutte le vostre cose. Ovviamente non lo facciamo immediatamente, ragazzuoli, eh. Fammi vedere se c'è qualcuno, perché c'è solo Dotlas, mi sa. Sì, c'è solo Dotlas. Dei nostri, almeno, eh. Sta giocando a Warframe. Si sta godendo Warframe. Però si è chiuso Opera e si è riaperto da solo. Ma che cazzo vuol dire? Ah, maronghe. Allora, dovete sapere che stasera la mia schiena sta implodendo. Buonanotte Capon, grazie per essere stato con noi, bello. Ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, riposati, eh. Mi raccomando. Saiten o Paladin? No, ma il fatto è che io purtroppo con i manga e compagnia, ragazzuoli, Dario Moccia. Gli servono sti dieci persone. Il fatto è che io purtroppo con anime, manga e compagnia sono molto quando c'ho il tempo. Cioè io tipo magari ci stanno quelle giornate ogni morte di papa in cui, che ne so, ho quelle tre orette libere e me ne sparo uno. Di recente infatti tipo mi sono infognato. Allora, con anime niente. Invece mi sto vedendo, come si chiama, Il Trono di Spade. Ogni tanto quando vado ad allenarmi e compagnia me lo metto di sottofondo, me lo vedo e via. Non so se lo hai visto. Ah, ho riletto la stessa cosa, non coglione. Dopo comunque lo cerco, perché ogni volta che dite ste robe, raga, mi recupero sempre tutto. Che magari scopro qualcosa di interessante. Ora Telegram è pieno di tool 34. Io più che altro... Cioè, il fatto che questa cosa, letta così, sembra una roba brutta, ma sicuramente ci saranno le persone che li stanno anche commentando. Il Trono del Cringe. E allora, diciamo che le prime stagioni mi hanno intrigato, ci sono state un paio di scene molto fighe, però ci stanno due o tre personaggi che mi stanno dando tremendamente al cazzo. Primi fra tutti Daenerys.
Daenerys mi sta tremendamente sul culo. Cioè, sembra che c'ha il plot armor veramente fino al culo, una roba del genere. Io nella vita che cosa faccio? Io mi piace definirmi un tuttofare. Cioè, io se ci sta un lavoretto lo faccio. Però più nello specifico sono manovale, muratore e taglialegna, per cose basiche. Poi invece più nello specifico sono un logo designer, un videomaker e tutto quell'aspetto lì di robettine. Poi in futuro tecnicamente pure farò il programmatore, ma quello tempo al tempo, quando un giorno mi laureerò. Diciamo che faccio tante cose. Credo. Non so se mi sono dimenticato qualcosa. Però sì, per farla breve, studio alla Sapienza nel mentre lavoricchio e le ultime 8 ore che mi rimangono le tiro qui a voi. E così mi porta a dormire 3 ore a notte. Infatti se voi, boh, non è che è tanto per flexare, ma la stragrande maggioranza delle grafiche che voi vedete qua, delle mini sigle, ma anche le emote iniziali, tutta la roba che vedete su Instagram, tutta la parte grafica la faccio io, eh. Poi le emote, per molte mi ha dato una mano Dotras, perché non sono così bravo, cioè so fare il logo, i loghi, le grafiche, le cose, però nel disegno a mano libera sono una merda, eh. Daenerys classico main character, sì. Cioè, io continuo a dirlo, eh. Cioè, se Daenerys non fosse alla stronza nata dal fuoco, tutto quel pippolone infinito, da mo che sarà un personaggio normale era stata sgozzata, eh. Io ho visto morire molte più persone per meno cazzate all'interno dei Game of Thrones. Cioè, lei veramente era già morta 5 volte per me. Però dettagli. Però almeno risolvo con i pini che cadono, sì. Povero Lich. Ma no, guardate, in realtà 3 ore sono più che sufficienti. Poi morirò a 30 anni, ma quello è un altro paio di mani. Si sacrifica per noi. No, in realtà quello no. Io spero sempre in futuro magari di poter rendere questa roba un effettivo lavoro. Come vi ho sempre detto, io quando parlo di prendere uffici, persone, cioè a pagare, che ne so, quelle 2-3 persone, che ne so, che uno si mette a gestire tutto il lato social, uno fa le grafiche, cioè tutta quella robettina lì. Io veramente ci punto. Cioè, non sto scherzando. Poi, tempo al tempo. Se poi va tutto a malo, quello è un altro paio di mani. Anche se sono contento, perché negli ultimi anni, onestamente, abbiamo avuto una bella crescita. Mo non so quanti ci stanno fin dall'inizio del canale, però noi abbiamo iniziato proprio dai modestissimi 3 spettatori, 2 spettatori, comunque già che è recente, che ne so, siamo sempre in una media tra i 16, no? Se siamo quella roba lì, ci abbiamo comunque 35 abbonamenti, si sta creando anche una bella community, se chiacchiera, nel mentre sto creando anche dei contenuti online, mi sta piacendo, me la sto prendendo molto a mio agio, ma perché non la vedo come una corsa. Cioè, nel senso, la mia vita è normale. Cioè, sono uno studente, lavoro, cioè i miei guadagni del tempo libero, faccio questo qua di passione. Vado avanti. Poi, per carità, se un giorno arriverà la scelta del lavoro mega full time dal lunedì al sabato, quello poi uno valuta. Non muoio a 30 anni, io ho fatto la tua vita e sono arrivato a 35, solo che sono la versione chunk di Kratos. Quindi c'hai i muscoli, sei tipo Eddie, cioè sei lo Strongman. Cioè calvo, barbuto e ciccio. Ma come, scusa? Io stavo dicendo lo Strongman. Io sto provando a fare streaming tra gli 0 e 1 spettatori, ma perché il fatto è che quello, purtroppo, tantissime persone qua in live si sono infilate chiacchierando di queste cose, perché io so sta roba che dici tu, perché io inizio del, che era 2022, maggio 2022, io streamavo con un amico mio, come un rincoglionito, cioè eravamo io e lui all'inizio del tempo. Poi piano piano si è unita una persona, se ne è unita un'altra e una ne tirava qualcun'altra, poi ogni tanto ci stavano, che so, quei momenti di boom. Io credo che purtroppo Twitch c'ha un algoritmo di scoperta che è una merda. Twitch c'ha un algoritmo di scoperta che è una merda, perché vieni sovrastato da, cioè tu devi trovare che quella persona
quelle persone che in quel determinato giorno, in quella determinata fascia d'orario, vanno a cercare quel determinato gioco e tra l'altro scrollano fino in giù. Perché quello pure la merda. Non è che ti c'hai, che ne so, una categoria di Twitch dove tu ti ci puoi mettere con streamer o che ti ci mette lui e automaticamente sei una media spettatori bassa, no? No, tu devi trovare talmente tanto un target specifico che è difficile. Su Twitch, ma in generale su anche... parliamo adesso di Twitch. Twitch, Kick e compagnia. L'unico modo per portarti pubblico è fare altra roba fuori. Ed è anche quello difficile, perché io quando vi dico che molte volte dormo un'ora, due ore, tre ore a notte, è perché la sera prima ci siamo fatti 4 ore di Baldur's Gate, il giorno dopo o la notte stessa mi metto a vedere quelle 4 ore, estrapolo clip, le monto, le edito, le renderizzo, e questa è una minima parte, perché poi ovviamente quelle sono soltanto le clip che magari poi vanno su Instagram, su TikTok, sui reel di YouTube, ma poi uno deve fare anche la ciccia ciccia. Cioè, sul canale, per quanto siano dei video molto bassi in visualizzazione, noi abbiamo, che ne so, la serie dei contorni della taverna riguardanti a Dragon's Dogma, che hanno comunque quei 500, quelle visual lì, che sono molto concrete, però che ti portano gente. Perché è quello il fatto su Twitch, che devi avere la miccia. Cioè, una volta che tu cominci anche un attimo a partire, che c'hai quei, che ne so, 20 spettatori, piano piano quella va sempre ad andare di più. Perché? Perché guadagni automaticamente sempre un pelino di più di visibilità, e per carità, vengono anche tante falene che poi non rimangono. Però basta vedere quello che è successo qua in live. In live noi abbiamo veramente, ci stanno quelle serate in cui tutte le persone che sono passate qua per un motivo o per un altro tornano, e infatti ci stanno delle serate in cui siamo veramente tanti in chat a scrivere. Per non parlare dei lurker, perché io comunque su Twitch, sì, su Instagram ho sentito delle persone che lurkano dal 2022. Sono di nuovo? Minchia, che mega puttanaio, ci siamo ancora, ragazzuoli. Dio Cristo, se n'è andata la connessione per tipo 5 minuti? Ma neanche, no, non sono così tanti. Ci siamo? Sabotati? Fammi vedere da quest'altro monitor qua. Dio Cristo, ragazzi. Sì, ci siamo. Bentornati, non so neanche dove mi stavate... Bentornato capo, grazie belli. Perdonate, si vede che comunque la pioggia sta spaccando. Però bellissimo OBS, ti dà una notifica enorme a schermo quando crashi, eh. Fammi vedere, fammi girare un attimo le cose qua. Dove eravamo rimasti, ragazzi? Tra l'altro buonanotte Zach se sei ancora in chat. Adesso stacchiamo. Dio Cristo. Siamo ancora 14, belli. Non mi ricordo dove eravamo. Fammi recuperare un po' di cose comunque. O c'è chi apposta? Sti cazzi. Stavamo parlando di farsi conoscere su Twitch. C'è una fanbase. Non mi ricordo il filo del discorso, ma fatto sta che, insomma, per portarsi delle persone su Twitch bisogna creare contenuti da altre parti. Molti di recente, sì, l'ha divisa in due, per Dio, devo staccarla e rimontarla adesso, che palle. Molti tendono a fare su Instagram, ma pure Instagram non è adatto. Cioè, diciamo che il modo migliore di recente per farsi scoprire su Twitch, su TikTok, i Reels e... basta. Perché pure Instagram worka in un modo di merda. È quello il fatto. Perché Instagram, per chi magari infatti vede i reels su Instagram, mettetecelo quel mi piace, belli. Perché Instagram come funziona a differenza di TikTok? TikTok prende il vostro contenuto, lo spara a un po' di persone a cazzo, se piace poi lo manda virale. Instagram invece funziona proprio in tutt'altro modo. Cioè manda quel video ai tuoi follower, se i tuoi follower mettono una percentuale adatta di mi piace, condivisioni, quelle interazioni là, poi lo manda online. C'ha proprio due interazioni completamente differenti.
Per farsi scoprire c'è gente disposta a tutto. Non so se avete visto cosa è successo a Daniele Zain. Sì, ed è una merda. Non sono così esperto. Grazie per il support con le pubblicità. Non sono così esperto, non sono così informato, quindi non metterò bocca. So che sono state dette, fatte cose un po' stronze. Un po'. Tanto stronze. Però la mia discussione finisce lì, perché non sono per niente informato abbastanza sull'argomento. Però sì, diciamo che quello è il modo peggiore. Quello è il... Ma diciamo che oggigiorno late bait è il peggior modo che tu puoi fare per farti conoscere. Perché il fatto è che l'internet non perdona. L'internet non dimentica. Sabaku in un video, uno, ha bestemmiato. Quella roba riecheggia nel web dall'eternità. Cioè, tu ogni volta che sei, c'è quella cazzo di scena in particolare alla nostra vita. Però insomma, per fare il discorso un po' generale finale, volete cominciare a fare il percorso Twitch, YouTube generale, lavorare sul web? Mettetevi in testa due cose chiare, forse pure tre. Ci vuole tempo, tanto, ci vuole una buona dose di culo e di impegno, e soprattutto non è facile. La cosa più importante è il tempo, raga. Voi non avete idea di quanto... Intanto mi si è desincronizzata pure la chat, non so perché cazzo è successo. Perché ci vuole veramente tanto tempo. Io non so quante persone ho visto che magari aprono lo stream e dicono c'ho una o due persone. Esatto, ci vuole tempo e costanza. Cioè ci vuole che voi vi mettete il... Ok, io streamo da tot a tot tutti i giorni. Anche e soprattutto se avete poche persone. Cioè io, anche quando noi eravamo due o tre gatte in live, la cosa che consigliavo sempre, che dicevo sempre, pure se voi state da soli, fate come se steste davanti a una flotta, a un esercito di persone. Perché? Perché intanto nel mentre fai palestra, ti alleni la parlantina un attimo, a tenere il discorso, a intrattenere e compagnia. E soprattutto, se quella poi soprattutto è una live che tu magari ricarichi in futuro, no? Che la tagli e la ricarichi, o che appunto ti serve per fare le clip, per fare del contenuto, c'hai qualcosa su cui lavorare. Perché molte persone sopravvalutano l'editing, il video editing. Cioè, il video editor non è quella persona che si mette a creare scene, grafiche, audio. No, il video editor, quello bravo, è la persona che lavora con il manuale che c'ha a disposizione. Cioè, tu puoi farci quanti cazzo vuoi di edit su una clip. Se quella clip fa cagare, fa cagare. Se non trasmette niente, se non dice niente, se non fa il cazzo di niente, tu ci puoi mettere tutti i meme e i rumorini, le immaginine del ca... Non va. Non andrà. Ai tempi eravamo in 4, ci abbiamo creduto e siamo molti di più ora, sì. Fortunatamente. Tagli e cuci. Allora, voi parte il video, un errore 5000. Ma ecco perché si sono spezzate tutte ste teste. Perché mi sa che tutte queste persone... Sì, quello è stato anche Twitch, che poi ovviamente non è che ti fa ripartire la live, ti dice no bro, è esploso tutto. Dio Cristo. Però appunto, più grande consiglio, mettetevi in testa che è una via molto ripida, molto piena di cazzi in culo, molto lunga e molto faticosa. Ma non... Questo solito persone mi dicono, ah, non è un vero lavoro, cazzo. Allora, quando sentite gente del genere, mandate a fanculo. Cioè, io onestamente, se a me qualcuno mi verrà mai a dire, bro, e quello che tu fai dietro a Twitch non è un vero lavoro, ya, vanno a fanculo. Ma non... perché vero lavoro o non vero lavoro, eh. Però io sono dell'idea che se tu una persona che ci mette impegno dietro una cosa, gli vai a dire una roba del genere, te deve mandare a fanculo. Perché tu magari vedi quelle 2-3 ore di live, quella persona magari si è fatta un culo come un secchiello dietro. Cioè quella persona magari c'ha tutto il pre-live, il post-live, la live stessa, quello che non vedi che è per magari fare le clip e compagnia. Quindi... quando vedete delle persone che vi dicono queste robe, voi o andate dritti o vi mandate a fanculo.
Sì, esatto. Però se è una cosa che vi intriga e avete del tempo, perché purtroppo la cosa anche che molti non calcolano è che è un impegno, un hobby iniziale, un lavoretto iniziale, un progetto iniziale che vi richiede tanto tempo. Quella è una cosa che non potete proprio evitare. Perché se poi fate come tante persone che magari accendono una stream, streamano 6 ore, chiudono una stream e il giorno dopo ricominciano e basta, non vai da nessuna parte. Ma non perché magari non sei bravo tu, non sei simpatico, non sai intrattenere compagnia, è perché Twitch non gliene frega un cazzo di far scoprire la persona che c'ha 6 persone, che c'ha 4 persone. A Twitch in frega di far arrivare quanta più gente possibile a quello che c'ha 20.000 spettatori, perché così più gente sta là, più gente vede pubblicità, più gente fa gli abbonamenti, più gente fa il Prime. E gli are da sé. Semplicemente quello. Esatto, Kyle. Ma comunque, si è fatta una certa. Non so quanti vogliono fare ancora il raid. Guarda, se dico questo, semplicemente odiano loro. Ma non è tanto quello. È che purtroppo, Victor, ma in genere io sento tantissime persone, anche che ne so, sotto i video del Masseo, del Blur. Ma de tantissime persone, no? Gente che dice, no, trovatevi un vero lavoro. Raga, ma sapete che cazzo vuol dire mentalmente sta davanti una telecamera? Oh, cioè, io pensavo che sta cosa non è che me la dovevo mettere a spiegare nel 2023, no? Ma soprattutto io lo sento di da coetanei nostri, Cioè, non lo sento di dal boomer dei 40 anni. Lo sento sentire da persone dei 30 anni, dei 20 anni, che dovrebbero star vicini a st'ambiente qua, Dio Cristo. Cioè, ma veramente io devo andare a spiegare a persona che ormai il lavoro non è solo quello d'andare in fabbrica, d'andare a zappare la vigna e compagnia. Cioè, io perché da sono un cazzo di nessuno. Io sono un cazzo di nessuno. Ma, cioè, andare di una persona, io faccio sempre l'esempio di me stesso. Perché io, sapete com'è, so la mia situazione. Cioè, io mi sveglio, io che ne so, la mattina faccio, che ne so, il mio lavoro, le mie cose della vita normale, mi alleno, mangio, faccio tutto quanto. Poi quando torno quelle volte, cioè dalle 14 alle 19, ma pure di più, io sto a fare roba per il canale, mischiando ovviamente allo studio e tutto il resto, ovviamente, cioè avendo una vita. Poi c'è sta la live, poi il post live, c'è sta altra roba fino alle 4 del mattino. Cioè, Non è un lavoro perché non mi faccio venire il turner carpale? Perché non mi spezzo la schiena? Probabilmente veramente Blur avrà pagato più tasse in Italia di non so quanti lavoratori, dei veri lavoratori. Semplicemente perché tu vedi una persona che non fa il tuo stesso sforzo fisico, per te non è un lavoro. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, allora il medico pure non è un vero lavoro. Perché te metti a fare nella lingua delle persone, a fargli con le visitine di merda o quelli che prescrivono le cose. Cioè, qualsiasi roba che non sia il tizio che va in fabbrica non è un lavoro. Cioè, che cazzo vuol dire? Cioè, io sono dell'idea che un lavoro viene calcolato come una qualsiasi attività che te prende uno sbrego di ore della tua vita personale che nessuno te darà mai più, e che te porta un guadagno. Cioè, niente più niente meno. Tu te metti a vendere limonata tutto il giorno sull'autostrada, sei morto probabilmente, però dettagli. Quello è un lavoro. Perché? Perché tu guadagni, cioè impieghi le tue 12 ore del giorno, 10 ore quanto cazzo è, e quindi è un lavoro. Basta. Che poi l'influencer è come un conduttore di televisione con molta più libertà, più o meno, ma le persone lo capiscono. Ma Perché lo sai qual è il fatto, Victor? È che purtroppo la figura dell'influencer, della persona che lavora su internet, viene in Italia soprattutto demonizzata come la merda. Cioè, perché purtroppo ogni volta che alle persone viene portata la figura dell'influencer, non è che gli portano il Sabaku che parla del videogame come cultura, come cosa, come un prodotto che ti fa provare delle emozioni. Non gli portano un Adam, Dio, non mi viene adesso il nome, che ne so,
un barbascura che parla di scienze e cose cazzi e mazzi vari, non gli portano una frafroga che ti parla di disegno e tecnico e tutte quelle robe, ti fa scoprire, non... poi gli portano la merda. Cioè, per la persona media, l'influencer è quello che su TikTok si mette a fare i balletti del cazzo. È quello che prende la macchina e investe un bambino. Per la persona media. È quello il problema anche che ci sta qua in Italia. Poi lasciamo perdere poi sotto il punto di vista legale, eh. Perché là pure ci sarebbe da parlare un'altra cosa. Io sono, da una parte, contento che ancora magari sto progetto non è esploso. Perché io mi immagino in futuro se sta cosa esplode... Dal mio commercialista, io che cazzo gli dico? Cioè, in Italia, la stragrande maggioranza dei lavori moderni non sono calcolati come lavoro per lo Stato. E per sta cosa, purtroppo, nel dubbio, lo Stato te fa pagare tasse massime. Perché giustamente dici, tu non rientri in qualche cazzo che so, perché mo, per fare un po' di... microeconomia, per quanto non sono bravo, come funziona la cosa del pagare le tasse, cazzi e mazzi vari, codice e compagnia? Lo Stato più o meno in un determinato periodo di anni vede quanto in meno e in meno, in media, una professione guadagna. In base a quello fa le tasse. Bene o male. Il problema è che questa cosa dovresti far, cioè dovresti un attimo aggiornarla anche per i cazzo di lavori moderni. Però no. Se io mai aprirò una partita IVA, io ho il terrore di che cazzo devo pagare e come devo pagarlo. Sai che quelli che hai detto hanno in media meno follower dei tipi da bagnetto e da chi balla su TikTok? Lo so, Kyle. Ma infatti tutta la vita quello, eh. Cioè io lo dico. La mia aspirazione è quella parte lì. Non è avere il milione... di follower, me ne sbatto un cazzo del milione di follower, ma neanche dei 300k, dei 200k. Cioè già se mai un giorno raggiungerò i 10k son contento. Purtroppo il fatto è che questa è una situazione che non si andrà mai a migliorare, perché alle persone che lavorano al di fuori del web c'è, non gliene frega un cazzo, e c'è tanta invidia per le persone che lavorano lì, perché io da una parte, cioè, li capisco anche, no? Io capisco anche che tu vedi una persona molto più giovane di te, che non deve fare i sacrifici e cazzi e mazzi vari, che può fare un lavoro molto più semplice, che non lo distruggerà fisicamente a vita. Ma è una cosa sbagliata. Cioè io sarei contento se mio figlio non deve andarsi a infilare le mani nella merda per guadagnarsi 1000 euro, ma magari facendo qualche cosa di costruttivo, perché poi là si entra nel discorso di prodotto roba su internet, costruttiva, non costruttiva, utile, non utile, ma infinito. Lo Stato è un vampiro. Oppure... lo Stato è un vampiro. Sì, succhia tutto. La vacca. Purtroppo sta cosa non si andrà mai a sistemare, perché ci sta sta sorta di guerra fredda, ma basta che vedete già la cosa della televisione, no? Cioè, la televisione... Perché rompere i coglioni in quel modo alle persone che... Perché io non sto parlando di influencer, youtuber. Io sto parlando delle persone che lavorano su internet in generale. Cioè, perché rompere i coglioni così tanto a una persona che lavora su internet, ma al produttore o al conduttore televisivo no? Cioè, il conduttore televisivo non è che fa un'altra cosa, intrattiene. Cioè, il Mago Forrest, per quando mi faccia cacare, lui si mette là davanti alla telecamera e intrattiene. Non è che fa un'altra cosa... chissà che cazzo. Però, è un discorso onestamente che mi prende tanto a cuore, perché io ho comunque una famiglia, non dico nel mio albero, perché nel mio albero bene o male mi capiscono tutti, però in generale la mia famiglia è molto vecchia, fuori il mio nucleo. Quindi questo è un argomento che mi prende tanto da vicino, perché sapete quante volte sento dire quelle robe? È perché a X devi dargli tutti sti soldi, quello non è un vero lavoro e ste robe. Quando sarebbero dei ragionamenti talmente tanto basilari. Cioè, perché molte volte sento anche il paragone, perché al medico gli danno solo 3.000-4.000 euro e una persona che fa i video su YouTube deve guadagnare uno sbrego di più? E io ogni volta rispondo, perché... faccio l'esempio di mio padre che è un muratore. Perché se quando mio padre va a mettere i mattoni avesse
Perché se mentre mio padre mette i mattoni c'ha 10.000 persone che stanno lì a vedere che cazzo di marchetta c'ha sulla pala, mentre fa, c'è sta un interesse economico. Ma no, cioè, io non credo che mi devo mettere a spiegare l'economia di base alle persone. Cioè, perché il calciatore guadagna di più? Perché il calciatore guadagnerà 1 milione, ma la società ne fa guadagnare 100.000. Ne fa guadagnare 100 volte tante. Perché il medico guadagna quello perché non fa girare tutta un'altra fetta d'economia. Però, cioè, mi sembra di stare coi bambini quando mi metto a spiegare una roba del genere. Cioè, se mio padre va a lavorare con la maglietta di Gucci, con tipo i motociclisti, con tutte le pubblicità attaccate ovunque, probabilmente mio padre guadagna più di un muratore standard. Perché? Perché è una pubblicità ambulante. C'ha attaccato tutto. Poi, vabbè. Ah, un baby dal nostro caro Dard. Dardlo, credo sia. Comunque la nostra, bella. Questo sarebbe un discorso veramente infinito che a me mi fa incazzare come una faina. Perché non c'è una roba che mi dà più fastidio della mancanza di rispetto nel lavoro di una persona. Cioè, quella è proprio una roba che a me mi dà l'ulcera. Quello potrà guadagnare 1.000 come 10.000 euro, ma se tu te metti a insultare la fatica e il tempo che tira una persona dietro a qualcosa, non c'hai un cazzo da fa. Non c'hai veramente un cazzo da fa se non rosicare. Perché veramente. Ma comunque, abbiamo chiacchierato tanto. Vi regalo sti punti canale sperando che non crasha tutto quanto. Vi mando da Blur che gli servono sti sti 10 spettatori. Mi sa che Dotlas se ne... No, maledetto! Maledetto, te ne sei andato a dormire! Maledictu! E io adesso a chi mi mando? Niente, ragazzi. Oggi giornata di riposo. Oggi giornata di riposo. C'è qualcun altro di interessante? C'è Barotto, c'è Issei, non c'è nessuno. Non c'è un cazzo di nessuno, niente. Ragazzi, oggi è giornata di riposo. Io comunque vi ringrazio per la compagnia. Perdonate le laggate che ci sono state oggi. E niente, sì, oggi si riposa. Perdonate le laggate che ci sono state oggi, ma questo è il bello dell'autunno. Noi ci vediamo domani sera, probabilmente col finale del capitolo 2 di Baldur's Gate. Belli. Io vi ringrazio per la compagnia. Fammi vedere chi siamo. Fammi vedere. Vedo un Fatal. Vedo un Kyle. Victor. Vedo Dar. Vedo Gretima. Postino. Panzi. Yit. Mark. Axel. Quindi vi ringrazio per la compagnia. Bellissimi anche i Lurker. E buonanotte. Buonanotte. Lo posso dire? Dard. Fatal. Kyle. Victor. Yit. Kyle. E tutti quanti i Lurker. Ci vediamo domani sera. Ricordate sempre. Corgi Gang. Va bene, bene, bene. Dard va bene, ok, me lo ricorderò. Buonanotte, belli.